Buongiorno a tutti, benvenuti a Bressanvido e al Festival dell'Agricoltura. Un saluto da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale. Siamo veramente contenti di vedervi qui oggi perché quando abbiamo pensato al festival abbiamo pensato a un, in, a un punto di incontro per idee innovative in, agric in agricoltura e questa mattina sono convinto che se si parla di innovazione ci siamo completamente. Penso che sia un tema interessantissimo da sviluppare e nei prossimi anni avrà un peso veramente importante. Io ad esempio sono un elevatore e sono convinto che anche a livello zootecnico potrà esserci, potrà esserci una rivoluzione in questo senso, per cui auguro un buon tavolo di lavoro e sono veramente curioso di sentire cosa verrà detto. Buona giornata. Grazie Davide Nicoli e a te. E con la mia parola ringrazio anche il comune di Bressanvido che tu rappresenti e che ci ha voluto ospitare in questa giornata. Io sono il presidente dell'associazione di promozione sociale Suolo Vivente e, e come in quanto in questa veste vi voglio far conoscere eh, la nostra associazione, che difende moltissimo la vita dei microorganismi nel suolo. Difendere la vita dei microorganismi nel suolo apre un capitolo molto interessante, molto grande, su tutta una cultura di difesa degli insetti. Il convegno di questa mattina ha come eh, argomento l'allevamento degli insetti, che è un argomento visionario, futuro, futuristico, il quale mh, apre le strade a una prospettiva di produzione di alimenti per gli animali e per gli uomini che eh, è del tutto sconosciuta e del tutto nuova. Um, gli allevamenti degli insetti eh, ci parleranno eh, tre eh, illustri relatori che vi presento, la dottoressa Francesca Pisseri, medico veterinaria che è in collegamento da, da Toscana dove abita, il dottor Enzo Moretto che è il direttore del Museo Esapolis di Padova e il dottor Stefano Cremasco, che è medico veterinario. La dottoressa Pisseri eh, ci mh, introdurrà l'argomento dell'agroecologia e dell'allevamento degli insetti. Eh, lei è specializzata eh, proprio nel... Trasmissione nella sua professione per insegnare un modo di allevare rispettoso della natura e rispettoso di tutte le ricchezze che la natura può dare all'azienda agricola. In questa sua veste è anche la persona più indicata proprio per aprire il convegno di oggi. Seguirà la relazione del dottor Moretto che ci dirà che punto è lo stato dell'arte dell'allevamento degli insetti e poi il dottor Cremasco eh, ci dirà le necessità e le attenzioni mh, per eh, la gestione di una salubrità degli allevamenti stessi. Al termine della um, prima parte della mattinata, alle 11, eh, ci porteremo nei campi dell'azienda agricola Paiusco e lì ci sarà il professor Squartini che sarà moderatore di un incontro sul campo eh, che ha per oggetto e per attenzione il suolo, la copertura del suolo, le siepi, l'importanza agroecologica delle siepi e tutto questo per spiegarvi che la gestione del suolo è la gestione che ci permette di modellare il paesaggio. Allora il convegno e il festival dell'agricoltura ha come argomento l'agroecologia e come sottotitolo il paesaggio in tavola. Eh, la nostra associazione Suolo Vivente vi vuole proprio eh, spiegare come ogni volta che mangiate un piatto di cereali piuttosto che di carne o di proteine, queste hanno una diretta in, mh, rappresentazione nel paesaggio. Quindi do la parola alla dottoressa Pisseri che eh, è benvenuta per l'introduzione a questa nostra prima parte della mattinata. Grazie dottoressa Pisseri. Buongiorno, ringrazio l'Associazione Suolo Vivente, il Dottor D'Astio e tutto il Festival dell'Agricoltura di, di Blessanvido per, per avermi invitata. Mi sentite bene? Sì? È tutto a posto? Ottimo. E quindi io vi farò questa breve introduzione sull'agroecologia. Per, eh, per entrare nel merito di come gli insetti, come tutte le altre componenti dell'agroecosistema, sono una componente importantissima, eh, non solo per eh, l'importanza che possono avere nella catena alimentare, per esempio del pollame o dei suini, ma, eh, ma anche per il mantenimento della biodiversità, per l'impollinazione, come poi ci spiegheranno meglio insomma, gli... I relatori che seguono, che sono proprio esperti di questi argomenti. Ecco il nostro obiettivo, l'obiettivo mio, del, del dottor Daschio, di molte aziende, di molte allevatrici e allevatori che, eh, che lavorano con me, è proprio quello di costruire agroecosistemi resilienti e rispettosi dei viventi. Ecco, questo senso del rispetto è proprio diciamo, il, il motivo di fondo, credo, che, eh, che ci accomuna, no? un rispetto per gli animali che alleviamo, per i mammiferi e un rispetto per, per l'ambiente, per la natura e per il paesaggio. Che cos'è l'agroecologia? L'agroecologia è l'applicazione di concetti e principi ecologici ai sistemi agricoli. Ed è una disciplina che si concentra sulle interazioni, infatti è transdisciplinare, quindi ha bisogno di, di, di tutte le competenze, di quelle agronomiche, veterinarie, zootecniche, ma anche di quelle appunto entomologiche, botaniche e così via, perché nell'agroecosistema interagiscono eh, componenti agricole, quindi create e mantenute dall'uomo, le, le coltivazioni, gli allevamenti, con le componenti naturali. Che, eh, che possono eh, diventare una risorsa, che possono essere visti come una risorsa e in quanto tale appunto eh, promossi e conservati. L'agroecologia porta con sé anche il concetto di sovranità alimentare e quindi il diritto che i popoli devono avere di definire i propri sistemi alimentari agricoli. Quindi questo è un concetto fortemente eh, locale, quindi le popolazioni... Eh, possono e devono eh, di, dire la loro su quali sistemi agricoli vogliono sul loro territorio. Sappiamo quali sono gli effetti ambientali dei sistemi agricoli intensivi come l'emissione di gas serra, l'erosione, la perdita di biodiversità e su questo non mi dilungo. Sappiamo anche quali danni possono, possono dare proprio sull'entomofauna e, e, e sulle api. Un agroecosistema funziona bene quando, quando noi attiviamo delle sinergie tra le componenti. Ora per esempio io sono in un'azienda, in questo momento mi trovo a Roma in realtà, dove noi abbiamo un sistema dove, eh, è l'azienda Boccea, dove i bovini pascolano eh, sugli olivi e mangiano le potature degli olivi. Ecco, questo è un esempio di agroecosistema che ha una sinergia. Le due componenti aziendali l'olivicoltura e l'allevamento dei bovini interagiscono. I bovini ottengono del foraggio dalle, dalle frasche di olivo, anche nutraceutico, che per esempio abbassa la carica dei parassiti grazie ai tannini che sono presenti, e gli olivi ottengono fertilizzazione, anche se, se si perde un pochino di produzione d'olio, però il sistema appunto funziona. Per questo esempio serve a dire che le componenti devono essere armonizzate tra loro, devono funzionare bene insieme per avere una sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Conservare il paesaggio rurale, che nel nostro paese è, è, è come dire, uno dei beni più preziosi che abbiamo e che ahimè stiamo anche perdendo, per via anche della perdita di molte praterie naturali, quei famosi pascoli, soprattutto nelle zone di, di pede di mezza montagna, di collina, questi pascoli, queste praterie naturali, che sono veramente delle oasi di biodiversità e che proprio per l'abbandono delle attività zootecniche in quelle aree si vanno via via eh, perdendo. No? E veniamo agli insetti. Gli insetti sono importantissimi per il funzionamento degli agroecosistemi come traslocatori di sostanza organica, per la biodiversità funzionale, quindi anche la lotta integrata, per esempio, ad alcuni parassiti. E questo si trova anche in veterinaria, ora non ho tempo di parlarne, ma anche in veterinaria si trovano degli esempi di questo. Quindi un allevamento gestito in modo agroecologico cerca appunto di eh, organizzare per esempio anche l'attività veterinaria in modo da utilizzare meno farmaci possibile e da generare salute. Ecco, questo è proprio l'esempio di cui vi parlavo, del pascolamento dei bovini in mezzo agli olivi. Gli insetti e l'allevamento avicolo. Ecco, le, gli avicoli in realtà, eh, allevandoli, non li abbiamo fatti diventare prevalentemente granivori. In realtà eh, i polli sono animali anche insettivori. Quindi se noi arricchiamo l'agroecosistema di insetti, possiamo ridurre la componente della soia nella loro alimentazione, che è una voce di costo particolarmente importante. Soprattutto di questi tempi in epoca Covid, in cui c'è stato un forte eh, rincaro eh, delle materie prime. Quindi, appunto, per i polli, gli insetti sono una risorsa molto interessante. Con alcune aziende ci stiamo già lavorando. E, e veniamo, insomma, a un esempio di pratica agroecologica, perché ha molto a che fare proprio nell'interazione tra l'allevamento di erbivori, di mammifori erbivori. E il mondo degli insetti. Una molecola molto utilizzata in ambiente veterinario è l'ivermettina. L'ivermettina danneggia moltissime specie di, eh, di, eh, di invertebrati e di insetti, e in modo particolare i vermi terricoli che sono importantissimi per la fertilità del suolo e anche gli scarabei stercorari. È dannosa per moltissimi ordini, ne vedete citati alcuni appunto di insetti e ha una persistenza nell'ambiente che si stima da mesi ad anni, in quanto si lega al suolo e alla materia organica. È una molecola ad amplissimo spettro, per questo ha questa forte ecotossicità. E purtroppo è consentita anche nel, nel disciplinare dell'allevamento biologico. Come fare per non usare le vermettine? Anche perché appunto se vogliamo rispettare la biodiversità, se vogliamo rispettare la presenza degli insetti nelle nostre aziende dobbiamo cominciare a ridurre l'utilizzo di queste molecole. Si può fare una gestione integrata delle parassitosi animali, per esempio con una corretta gestione dei pascoli, con delle turnazioni, delle rotazioni, lavorazioni anche leggere che abbattono la quota di eh, larve infestanti nell'ambiente ma anche per esempio con l'utilizzo della fitoterapia, dell'omeopatia, ma anche con la selezione genetica basata sulla rusticità e non solo sulla produttività. E stiamo verificando in molte aziende, anche tramite progetti di ricerca, come le razze più rustiche e anche le linee genetiche più rustiche, le popolazioni più rustiche, hanno una maggiore resistenza e resilienza appunto alle parassitosi e quindi implicano anche un minore uso di molecole. Questo per arrivare a un concetto di salute globale che viene definito One Health, in cui appunto la salute dell'ambiente, dell'uomo e degli animali è strettamente connessa e abbiamo bisogno anche della vitalità e della presenza degli insetti. Quindi la salute animale, nel mio caso degli animali come bovini, eh, caprini, ovini, polli, eccetera, è basata su un benessere psicologico ed emotivo, ma anche su un'attenta attività di monitoraggio e di prevenzione e sul rispetto della biosicurezza. Quindi il, il veterinario deve essere un partner della gestione aziendale e aiutare a indirizzare questa gestione nel senso di un sostegno alle difese immunitarie degli animali, un sostegno ai loro meccanismi. Eh, diciamo difensivi e di eh, conservazione del loro equilibrio. Quindi la cultura ecologica si basa su una visione sistemica della realtà e si pone come obiettivo l'armonica convivenza dell'umanità con l'ambiente di cui fa parte, e, eh, diciamo, e promuove un'idea di economia circolare, in cui non ci siano scarti, e, e, e in questo, per esempio l'unione, non so, di eh, residui culturali come residui dell'orto, insetti che si possono formare su questi residui e allevamento di avicoli, può essere un esempio proprio di economia circolare. Però per far questo ci vogliono animali con genetica rustica, le razze per esempio di avicoli, ma anche di, di bovini stessi, sono spesso troppo selezionate appunto per adattarsi a questi modelli agroecologici. Bisogna un pochettino... Eh, eh, cambiare rotta. Importantissimo un ecosistema con elementi diversificati, siepi, boschi e praterie, dopo parlerete delle siepi, questo è molto importante anche per il benessere animale perché per esempio dà un microclima diversificato dove eh, l'animale può ripararsi dal vento, dal caldo, dal freddo e, e avere anche fonti foraggere diverse, quindi l'albero può dare una frasca da foraggio, la prateria permanente può dare eh, pascolo anche in periodi di siccità perché la prateria permanente è più resiliente anche alla carenza d'acqua. E chiudo facendovi vedere proprio uno schema del professor Caporali che è un po' il mio maestro di agroecologia di cui vi consiglio le, le letture che ci ricorda quali sono i servizi ecologici delle praterie chiamati anche servizi ecosistemici. Le praterie, che ricordiamo sono mantenute da una zootecnia al pascolo e, e sono anche eh, appunto eh, bellissime da vedere, quindi importantissime anche per gli aspetti ricreativi e turistici, danno servizi di produzione come produzione di erba, prodotti del sottobosco, cultura, valori paesaggistici servizi di eh, formazione di ecotoni, gli ecotoni sono quegli ambienti di passaggio tra due ecosistemi in cui si ha una ricchissima biodiversità, formazione di suolo e non ultima un'elevatissima fissazione di anidride carbonica, quindi hanno un effetto anche mitigante sul clima. Eh, vi ringrazio, ecco in questa slide ricordo gli obiettivi del Green Deal e delle strategie eh, fan-to-forte fan europee che tutti possiamo trovare in, in rete e che ricordano come l'incremento e la conservazione della biodiversità siano degli obiettivi principali dei prossimi anni. Vi ringrazio per l'attenzione. Gra grazie, grazie moltissimo, dottoressa Pisseri, per questo intervento eh, di. Gra grande respiro e di grande eh, illuminazione per tutti noi su che cosa sia l'agroecologia. Eh, voglio sottolineare appunto alcune parole del, eh, dell'intervento che, che ci portano con grandissima attenzione all'argomento di oggi: api, le api, i bachi da seta, sono gli allevamenti di insetti più tradizionali che hanno formato il paesaggio nostro ma anche gli insetti per gli avicoli eh, è una nuova frontiera, perché mh, dalle parole del, che abbiamo sentito mi sembra di capire che il modo di allevare gli animali eh, di recente sia stato mh, modificato, ai bovini vengono dati cereali invece che praterie e ai, mh, agli, agli avicoli vengono dati grani invece che insetti. Ecco, eh, queste parole qua ci spiegano come il paesaggio stia cambiando rispetto al, all'inizio della, della storia dell'agricoltura. E, e su queste parole ehm, io voglio dare la, la, la parola al dottor Moretto che ci spiega lo stato dell'arte eh, del levamento degli insetti. Grazie, dottor Moretto. Il dottor Moretto, è direttore di Esapolis a Padova. È un naturalista e mh, la sua partecipazione è particolarmente importante oggi per le ricerche scientifiche e la visione del futuro che egli ha. Invito la dottoressa Pisseri a rimanere collegata con noi se ha, se ha tempo, se ha la possibilità così da partecipare da lontano ai, ai nostri... Certamente. Gra Certamente. Grazie. grazie. Prego. Allora, non so se mi si sente, sì, pare di sì. Allora, grazie Francesco, grazie alla Bressanvido, al Festival Agricoltura per aspettare questo argomento che sicuramente eh, sarà sicuramente di punta a breve proprio per grandi cambiamenti che stanno avvenendo eh, anche nella normativa europea. Eh, in verità io oggi sono eh, qui anche per ricordare quello che è l'origine diciamo dell'utilizzo dell degli insetti, non so se si vede qualcosa qua. Eh, molto velocemente, eh, anche se mh, potrei parlarvi anche del singolo allevamento di, delle specie che attualmente sono interessanti sia per produrre alimenti che per produrre mangimi, eh, poi l'argomento legislativo che tocca anche le novità più importanti, ve ne parlerà il dottor Cremasco qui vicino a me, e che comunque eh, sono tante, eh, sono recenti e che ha bisogno anche molto di a, a, essere attuate a livello nazionale. Quindi eh, sicuramente un settore innovativo, sicuramente un settore però che ha una storia molto antica e che andremo anche a vedere intanto velocemente, proprio così. Eh, intanto vi faccio capire che questa è una cosa che è stata menzionata fin dal, dal 1800. Eh, già gli inglesi che avevano, viaggiavano in giro per il mondo, che avevano una visione più ampia. Eh, conosciuti insomma per la Compagnia delle Indie già dal Settecento in poi, ma comunque già avevano capito che la gran parte dell'umanità eh, utilizzava eh, gli insetti non solo perché eh, avevano fame, come abbiamo sempre pensato noi quando guardiamo altre culture, che sono sempre più primitive, ma perché gli piacevano, perché funzionavano, perché stavano bene. E, mh, è importante poi capire che entomofagia non vuol dire solo. E parliamo di entomofagia animale-umana, e ovviamente, in questo caso, perché abbiamo eh, qui prevalentemente umana. Alla fine, l'entomofagia animale che intendiamo noi qui è quella riguardante l'utilizzo degli insetti per alimento, per produrre mangime, per gli animali da reddito, che poi finiscono ovviamente mangiati dall'uomo. Quindi, la catena si chiude sempre. Con noi. Per quanto riguarda appunto, gli insetti non sono solo loro a far parte di questo termine, è un termine che si usa anche impropriamente ma ormai acquisito per quanto riguarda ragni, centopiedi, scorpioni tanti altri esseri, lombrichi e via scorrendo. Certo che per l'opinione pubblica, diciamo, le persone che non sono dentro, gli insetti intendono un gran numero di animali. Eh, come forse gli, gli inglesi o gli americani più chiamano bugs, diciamo, eh, intendono qualsiasi bestia che, che ha un po' di zampe, che si muove, è piccola, eccetera, anche se non le ha bene lo stesso, quando infatti sono state o larvale o lombrichi, eccetera. L'entomofagia originariamente era qualcosa che riguardava gli, gli insetti o altri parassiti che, che si nutrono di insetti, ovviamente, e non, non riguarda questa presentazione. E, la storia è molto, molto corposa, e comincia dalla preistoria chiaramente, noi troviamo eh, veramente un sacco di eh, segnali che eh, l'uomo si è sempre nutrito, si è evoluto mangiando insetti. Quindi, capire anche se noi siamo adatti a questo tipo di alimento sì, perché ci siamo, ci siamo evoluti eh, utilizzando. Oggi ancora chiaramente lo facciamo, magari con differenze rispetto al, agli animali eh, che eh, sono più vicini a noi, eh, come i primati. E, chiaramente poi eh, ci sono storie che ancora ci riguardano. Se andate sulla zona da Rift in Africa, ci sono ovviamente le, le famose nuvole eh, viventi conosciute come Congo, ma ogni posto poi c'è un nome diverso. E qui ci vedete già che nel 1990 era stato osservate, ma tutt'oggi costituiscono un raccolto che viene fatto legato a quel tipo di ambienti, è eh, una sciamatura praticamente. Eh, di, di insetti che viene poi, di, di moscerini che viene poi raccolta e fatte fatto delle torte e biscotti e poi troviamo ovviamente eh, sulle api eh, dati veramente antichi, 6.000 anni, eh, fino a 30.000 anni, eccetera, che dell'utilizzo delle api che sono insieme al Bacco da seta gli insetti più addomesticati. Il bacco da seta più di tutti perché non, non esiste più lo stato selvatico quello che alleviamo non è più in grado di riadattarsi fondamentalmente, mentre se liberiamo una mucca, come è successo in America quando è stata colonizzata dai spagnoli, queste sono, div sono diventate selvatiche, diciamo, come i cavalli e quindi capite che questi animali o i maiali, se noi li liberassimo, come, avviene, come è avvenuto, diciamo, recentemente anche i bridati con i cinghiali, questi tornano tranquillamente a colonizzare gli ambienti. Però la cosa interessante è perché ci ricongiunge a storie di oggi che sono veramente importanti, guarda soprattutto per l'Italia, perché il bacco da seta è sì una, qualcosa che, è stato, che si è sviluppato in India, in Cina, con varie specie, soprattutto questa vi faccio vedere la teofila mandarina o bombis mandarina, che è un antenato che non ha più molto a che fare con l'attuale bacco da seta, ma è, è si sì, ibrida totalmente. E, e perché si pensava che fossero appunto, sono trovati i bozzoli aperti e che e, e fosse utilizzato per essere mangiato e oggi, tutt'oggi il bacco da seta addirittura è sviluppato non per produrre seta ma solo, sono alcune varietà che razze anzi, che producono solo crisalidi, sono molto grandi ed è utilizzatissimo in sud-est asiatico. E, e guardate che se andiamo dal Giappone, e, diciamo a paesi come Corea, eccetera, fino alla Cina, è tutto il sud-est asiatico, Vietnam, Laos, andate in paesi anche un po' più arretrati, ma altri come Thailandia ormai è normale vederlo, era normale vederlo nello street food, adesso nei ristoranti, cioè, lo street food ha contaminato i ristoranti. Eh, io voglio fare subito una parentesi qui, eh, qualcuno ha pensato che con l'arrivo di questa idea dell'Europa anche di introdurre gli insetti, si torna indietro a favorire una cucina etnica eh, dei paesi che diciamo, eh, così non hanno una cultura particolare, eccetera, e, e sfavorire i prodotti tipici italiani. Tutt'altro noi siamo a favore tantissimo dei prodotti tipici, però l'Italia non, non ha prodotti tipici che non siano arrivati da qualche parte. Si sono formati nei secoli, magari anche nei decenni, ma soprattutto nei secoli e nei millenni, però... E tutto quasi tutto è arrivato prima o dopo da civiltà che sono i famosi hotspot della biodiversità per quanto riguarda l'agricoltura, eh, Africa, Cina, eh, Medio Oriente. Ovviamente la Mezzaluna fertile, l'originario di tutta la prima parte, poi l'America. All'inizio tutti questi prodotti erano considerati pagani da eliminare, da, da, da distruggere. Da, 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 pensate solo alle patate, voglio dire quando sono arrivate erano ornamentali e le popolazioni locali venivano ammazzate e venivano messi veramente a bando quelli che le coltivavano, queste ci hanno sfamato. E così per tutti gli animali, se andiamo a vederli bene o male, anche se erano specie autoctone che oggi utilizziamo, di fatto sono arrivati da altre parti, con altre culture che hanno pensato di addomesticarli e utilizzarli, chiaramente c'è molto tempo dietro. Noi qui siamo in Veneto la polenta ovviamente non è certo un prodotto nato in Veneto e cresciuto da, da sempre, è arrivato dall'America, anche questo, e andiamo avanti così, e anche su, ovviamente sugli insetti. Mi fermo ancora su questo, perché il bacco da seta era una prima economia nazionale nel primo Novecento per produrre seta, che poi è cambiato tutto, però ancora oggi abbiamo a Padova la stazione bacologica del Ministero delle Politiche Agricole, un'agenzia praticamente il CREA. Che, eh, che ancora mantiene in vita 200 rate e sta lavorando molto perché è un settore molto interessante per molti aspetti di innovazione. Questo ve lo dico perché eh, nel panorama futuro che si, che si presuppone aprirsi, si sta già aprendo, sta già succedendo in Europa per quanto riguarda l'alimento di insetti che utilizzo come alimento e come, come mangime, c'è il bacco da seta, ma è una cosa tutta italiana. Tutti gli altri paesi stanno muovendo rapidamente, noi no, che abbiamo il know-how, conosciamo tutto, abbiamo tutto ancora Esistente e quindi sarà un lavoro forte, importante da portare avanti per valorizzare questo nuovo. Perché dovete sapere che mentre noi vi parliamo qui e siamo poche persone sedute qui davanti, e forse spero molti di più che ci ascolteranno, c'è un'Europa, non il Senegal, voglio dire senza offesa per Senegal, o Laos o paesi del Sud America magari remoti. No, c'è l'Europa con la Francia, la Germania, l'Olanda che stanno già investendo centinaia e centinaia e centinaia, centinaia, centinaia di milioni di euro in strutture finanziate dalle banche locali, dai governi eccetera e sta crescendo verticalmente questo perché poi il dottor Cremasco gli insetti ora sono approvati anche per produrre alimenti a 360 gradi per gli animali da reddito, Ve lo spiegherà meglio. Quindi il bacco da seta dovrebbe essere una cosa che noi andremo a sviluppare perché la gestione di agricoltura ancora degli spazi e soprattutto una cultura mh, compatibile, molto compatibile con l'ambiente perché lascia inerbito il suolo, è, è piante azotofissatrici, è una cultura che è molto rispettosa e può essere utilizzata anche in terreni marginali. Ecco questa piccola parentesi, me la sentivo di farla, anche se parliamo, partiamo dalla storia antica. Eh, la storia poi ha tante situazioni, nei luoghi dove si concentrano grandi quantità di insetti, per vari motivi, o naturali come questi laghi salati che si trovano in America, si sono formate delle tradizioni, per esempio un caviale che ancora oggi è utilizzato, è il caviale messicano, ma sono le uova di questa, di questa piccola eh, cimice d'acqua, che ci sono specie anche da noi così. Ma eh, questo succede quando ci sono concentrazioni. Le cavallette, per esempio, no? quando sono le cose bibliche, eh, le cavallette diventano un alimento. Le cavallette sono buonissime, peraltro, da mangiare. E vi assicuro, perché lo provate, l'importante, ve lo dico, faccio un'altra piccola parentesi per agganciarmi con l'attualità, la, l'importante è che le cose siano trattate con una filiera fatta bene, che siano, eh, che siano tracciabili, che l'alimento segua dei protocolli, dei percorsi, come viene per gli altri alimenti, che mantenga la freschezza, la qualità, l'igiene e tutto quanto quello che c'è dietro. Perché se no parliamo sempre di, passiamo a tradizioni primitive, animali raccolti in natura, che oggi non è più possibile fare. Non è possibile fare prima perché noi non siamo un paese che ha pululazioni diciamo, di per qualche tipo o, 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 o situazioni particolari, ma anche perché l'ambiente oggi non è più quello di una volta. Ci sono insediamenti, c'è inquinamento, ci sono situazioni che, sempre da tenere sotto controllo, ci sono zone che sono popolate con anche inquinamento biologico e non possiamo più pensare di raccogliere specie in natura, dobbiamo arrivare a controllare la produzione in situazioni di stabilimenti certificati e anche aziende chiaramente che fanno questo. Quindi colgo come avete l'occasione, qui abbiamo la nascita delle nostre civiltà che viene da molto lontano e, e dove vedete questa Ninive, eh, eh, qui siamo in Mesopotamia e, e ci mostra come questi signori avessero per, le, per i pranzi regali avessero dei spiedini fatti di cavallette. Ecco, Quindi, niente di particolare. Te di nuovo. Sono passati i maiali, le mucche, probabilmente altri animali, dalle quelle civiltà, non sono passate le cavallette, e, perché ovviamente ci sono tanti motivi. Perché è più facile, eccetera. E se, voi, se, se voi, magari a novembre, seguirete una puntata di gheo, oggi una diretta la farò da qui. Ho una registrata, la farò da qui, ma non la vedrete a novembre, perché questa è una delle puntate registrate in diretta. Farò vedere alcune larve di insetti di dimensioni pazzesche eh, che superano anche i due eti di peso. Quindi se volete mettervi una bistecca di insetto sul piatto è possibile con un solo esemplare e sono larve molto interessanti per l'alimentazione. Eh, ci sono insetti che molto grandi che possono essere utilizzati. Ehm, qui, qui parliamo poi di, di differenza tra l'utilizzo degli insetti nell'uomo quando si andate a fondo, chiaramente sono anche qualche immagine un po' simpatica così e, e, e nei primati e, e appunto si è visto che i primati non umani, perché noi siamo anche primati ovviamente, eh, preferiscono elevato rapporto proteine e grassi, cioè più proteine e meno grassi, e mentre noi amiamo le cose che ci fanno male e quando cerchiamo insetti come popolazione, guardate che non, non parliamo dell'Italia, parliamo di due miliardi di persone che vivono su questo pianeta che utilizzano gli insetti e li cercano normalmente. I motivi per cui eh, si parla di entomofagia ormai sono noti e se ne parla da parecchi anni è perché non c'è futuro oggi eh, per la produzione di proteine senza trovare fonti alternative. Cioè la popolazione, c'è poco da fare, sta aumentando verticalmente e eh, le proteine, tutti sono preoccupati, l'Europa in primis, ma eh, poi la preoccupazione dovrebbe seguire anche dei progetti concreti, dovrebbe seguire anche eh, la, 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 chiaramente... Eh, le, le, dei, dei progetti per realizzare, per risolvere questa cosa. Chiaro che il problema principale, io ho letto anche alcune ricerche recenti, è la sovrappopolazione in generale. Il pianeta è già sovrappopolato rispetto alle stime che vengono fatte. In pratica potrebbero starci tranquillamente due miliardi di persone sulla Terra. Adesso siamo già, mi pare, a sette passa e a nove è, è la previsione per il 2050. Naturalmente se non succedeva qualcosa, lo dicevo qualche anno fa, adesso è successo qualcosa, però... Eh, non è certo auspicabile che succeda qualcosa, perché o va male perché non abbiamo da mangiare, o va male perché succede qualcosa. e Quindi il Covid era un anticipo anche di un effetto sovrappopolazione. Quando noi alleviamo animali in quantità abbiamo il problema delle malattie che arrivano. Ci vedono come una cosa da mangiare. Noi siamo pieni di virus, batteri, tutto quello che volete, e sono lì pronti. Poi il professor Squartini è qui. Il biologo sa quanti sono e quanti sono affamati e quanti sono bravi ad approfittare quando c'è una risorsa che diventa disponibile. Ecco, ehm, qui vi metto dei dati che sono anche da aggiornare perché, in, in base ai nuovi, ai nuovi cambiamenti che stanno avendo in Europa, penso che le tonnellate diventerebbero molte di più di insetti già prodotti. E, e comunque, eh, qui ci sono dati che io corro velocemente perché non è questo il posto per fare approfondimenti, ma. È, è, c'è un eccessivo sfruttamento, sapete, dell'acqua, dei pesci, di tutto quello che c'è, quindi abbiamo bisogno di, di insetti. Dovete immaginare che eh, per allevare pesci bisogna dargli eh, pesci. Ci sono anche soia, c'è tutto quello che volete, mais, tutto quello che volete immaginare, ma alla fine poi c'è il problema degli omega 3, degli omega 6, tutti questi eh, polinsaturi che normalmente i pesci eh, acquisiscono da catene eh, alimentari che vengono dall'acqua perché sono prodotte da uh, organismi, eh, da alghe, da, da altri organismi marini, che poi vengono passati, i pesci sono fondamentali anche per la nostra vita. Ci sono anche negli ecosistemi terrestri, non acquatici, eh, però sono eh, grassi saturi e insaturi che sono, eh, scusate, insaturi che sono eh, mh, difficilmente trasformabili e costi energetici molto alti. Quindi il pesce è un, punto, un anello fondamentale. Eh, per i pesci bisogna dargli altri pesci oppure si sta pensando a insetti che possono apportare anche questi contenuti, quantomeno proteici e grassi, perché eh, la pescicoltura è passata da poco a 50% di quello che mangiamo e dovrebbe arrivare a oltre al 90%. Naturalmente gli insetti, come sentiremo, sono stati già approvati da tempo eh, per questo settore. Quindi questo è già un settore in cui si può correre per produrre insetti e renderli adatti all'utilizzo come mangime. E, e non è poco. Naturalmente ci sono tanti dati che li rendono adatti: dal contenuto proteico, eh, le vitamine, i minerali, il fatto che hanno chitina, che può essere cioè quella corazza che ricopre gli artropodi normalmente, che è intesa come fibra e quindi è anche interessante dal punto di vista digestivo. Eh, hanno un sacco di peptidi che, sono, che aumentano il, la capacità immunitaria, naturalmente, anche tutte queste cose vanno gestite bene, eccetera. Degli animali, come abbiamo sentito dalla dottoressa Pisseri, l'equilibrio che si riesce a creare attorno a un allevamento è fondamentale per avere un'ottima qualità. Io penso che qui manchi non tanto la capacità degli imprenditori agricoli di fornire questo equilibrio, ma del mercato e della politica di fornire strumenti legislativi adatti affinché possano esprimere questa cosa, perché non essere in concorrenza leale. E con chi produce in modo equilibrato, lasciando un futuro possibile al pianeta, voglio dire per tutti, è, abbastanza, è assurdo. Quindi vediamo anche oggi le vicende. Io non voglio adesso, siamo in diretta, entrare in questioni Facebook, dove un'azienda giusto per, per, per far profitto però chiaramente eh, produce delle scorie mentali, in questo caso, <ride> del pubblico che raggiunge, perché tanto qua il profitto è quello che conta. Allora, il profitto benissimo, ma dovrebbe essere molto chiaro che eh, deve, devi lasciare l'ambiente come l'hai trovato, quantomeno meglio di quello che hai trovato. Se tu eh, lo vuoi fare per i fatti tuoi, ma non c'è un sistema internazionale, nazionale che lo consente, che ti vincola a questo, c'è chi non lo fa e nel momento, nel breve periodo, produce speculazione e ti distrugge e chiaramente tu non puoi assolutamente competere con chi non lo fa, quindi si va avanti a distruggere il pianeta. Eh, molto, penso sia stato molto chiaro, non voglio entrare in dettagli, perché l'entomofagia, qui ci sono i soliti dati che io vi metto anche, li ho controllati e ricontrollati, ma sono dati legati a, a come la carne bovina chiaramente ha sempre un consumo, eh, di produzione di gas sera per esempio superiore, è stata paragonata con quello di un'auto eh, rispetto alle patate, alla mela, al pollo, al maiale, vedete i vari cose. E poi gli insetti sono quelli, se vedete nel grafico, che hanno eh, migliori emissioni. Poi gli insetti sono animali che oggi sono, ne hanno classificati un milione e poco più di specie. Eh, mh, quelle che noi stiamo pensando di utilizzare sono una decina per il momento, quindi siamo veramente a niente, però c'è una possibilità enorme di ampliare le cose e ognuno di questi ha un, è un mondo a sé stante. Anche tra mh, specie e specie, tra razze eh, delle, delle singole specie ci sono differenze enormi, come le vedete anche nelle razze selezionate dall'uomo, quindi la capacità di produrre gassera anche per un bovino cambia tantissimo il tipo di alimentazione, il tipo di razza, il tipo di ambiente dove si trova. E, e quindi questi dati vanno visti anche per gli insetti, sono insetti che producono gas sera, per esempio le termiti, perché le termiti cosa fanno? Demoliscono cellulosa con dei protozoi simbionti e, e, e sono, guardate, in animali diffusissimi sul pianeta che funzionano in zone tropicali in qualità enormi e sono sicuramente una risorsa per tantissimi animali anche per l'uomo futura, però producono gas sera, quindi bisogna stare attenti a gestire anche le termiti giuste nel modo giusto, a ogni cosa bisogna preoccuparsi anche quando si tratta di novità come queste che sembrano portare sempre benefici, ma bisogna trovare una forma di economia e sostenibilità nell'allevamento, ma anche preoccuparsi di quello che è già stato con gli altri allevamenti, quindi la sicurezza alimentare e anche l'inquinamento. Io non so quanto tempo ho perché potrei andare avanti un paio di giorni, solo con questa parte. È tempo fino 10, 10 e 4, un ora, Perfetto, e velocemente. È... La cosa che è piaciuta tanto eh, subito è che gli insetti possono fi finire dentro filiere di scarti, eh, tipo eh, alimenti che non sono più utilizzabili per l'uomo. Sapete che la filiera alimentare produce una qualità di scarti enorme. Quindi, qualcuno che è vicino a questo tipo di scarto e ha anche altre situazioni, magari termiche diciamo, particolarmente favorevoli, cogenerazione e altre situazioni, può immaginare subito di avere un super allevamento di insetti che produce grassi e proteine. Gli insetti che si usano potremmo vederli anche dopo. Sono la mosca soldato nero, potrebbero essere anche tarme della farina, potrebbero essere anche altre specie di grilli. eccetera, adesso non ha importanza quale insetto. L'importante è che abbiate ben chiaro questo: se cioè avete degli scarti che sono riutilizzabili per produrre mangimi o alimenti, quindi bisogna vedere poi tutto l'aspetto normativo, quali sono, categoria 3 e tutto il resto, eccetera. Eh, ma eh, questo è sicuramente un punto. Se avete anche una, un altro punto di forza che è. Io vengo dalle terme, per esempio Abona Montegrotto, lì avremo le termalità che potrebbe essere utilizzate anche per altre cose. Non penso sia utile per questo, ma chi ha cogenerazione biogas, impianti centrali, cose, ce cioè, ne sono tanti distribuite in situazioni così sul territorio, può già sfruttare situazioni di vantaggio. Però la cosa interessante che è piaciuta è che si possono riciclare scarti. Io oggi per esempio a Gheo accennerò il fatto che esistono degli scarabei che, che sono già utilizzati in altri paesi per produrre alimenti e mangimi, che possono riutilizzare uno scarto che peraltro è inutilizzabile anche per gli insetti di cui normalmente parliamo, che sono scarti di potatura ricchi di cellulose e micellulose. Da lì non si tira fuori quasi niente di solito e vanno a finire in compostaggio quando va bene. Ecco, in questo caso questa potrebbe essere, chi ha una fonte di questo tipo molto importante, ha già una, linea, una produzione di compost per esempio, potrebbe già estrarre anche eh, da questo un'ulteriore risorsa, e come, come lo è per chi ha gli alveari, per esempio faccio un parallelo, che sono molto diffusi ovviamente per produrre miele, propoli, pappareale, cera, tutto quello che volete, il veleno, le api producono di tutto. Eh, ma anche per produrre fuchi che possono diventare alimento per l'uomo, perché oggi le api, come larve e come crisaide, sono strautilizzate in sud-est asiatico e non dove vivono in condizioni primitive. Parliamo di Corea del Nord, parliamo di eh, Corea del Sud, chiedo scusa, Corea del Nord anche, lì magari le impongono, la, in Giappone, e, e stiamo parlando di paesi che hanno livelli di civiltà e di benessere e di salute e di longevità che sono record diciamo, a livello planetario. Eh, quindi capite che mh, quello che vi ho mandato anche prima come messaggio, anche come piccole produzioni, che sono molto importanti, come piccole nicchie, non pensiamo alle grandi produzioni in cui noi saremmo svantaggiati perché abbiamo Germania, Francia e altri paesi che corrono più veloci di noi, hanno investimenti, ma non si sa mai che cambi qualcosa, abbiamo i draghi noi qui in Italia perché chissà sa che riusciamo a fare qualcosa anche noi ma eh, piccole produzioni che nascono dalla capacità imprenditoriale e dalle, dalle, anche dalla possibilità di derogare alcune situazioni grazie a alcune normative eh, che ci consentono di essere vincenti con eh, qualità del territorio, eh, unicità del territorio italiano, unicità di sapori, degli odori e inventiva che è tipica del nostro, nostro paese. È pieno di piccole produzioni. Io scendo dalla Sardegna adesso e vi ricordo una subito che l'ho pure assaggiata ma non è ancora... Autorizzata, allora è stata vietata, che è il casumarzu che è il formaggio con i vermi, io l'ho mangiato, è buonissimo, peraltro. È una, una specie di cosa così cremosa che ti viene portata quando vai a mangiare nel, nell'ogliastra, per esempio, in trattoria. Non è nei listini, ma te la portano come antipasto. È molto costoso, peraltro. Se andate, chi lo produce prende dei bei soldi oggi è, è il prodotto di elaborazione di una mosca che va a infestare il formaggio, che si era anche qui da noi, lo ricordo benissimo in Alta Padovana, soprattutto dove ero donato io, ma eh, la ricordo benissimo, oggi ha dei problemi e magari poi se volete qualcuno fa le domande, c'è anche il veterinario presente e che può dare delle risposte. Però queste piccole produzioni stanno salendo e ne vedremo, ce ne sono molte altre. Quindi bisogna inventarsi anche una microcoltura che può dare grande reddito. Anche lavicolo prodotto localmente. E la piccola allevamento di polli che ha delle caratteristiche l'ho detto in tutti gli incontri, guardate sono illuminati gli occhi un sacco di situazioni di aziende di persone eccetera, ho fatto che i corsi per gli agricoltori in questo senso quando voi avete degli insetti vivi disponibili da dare prodotti da voi alle galline avrete dei prodotti uova per esempio e carne eccetera che hanno caratteristiche che nessuna filiera alimentare industriale può dare <coughs> scusatemi quindi vi butto lì la cosa, se qualcuno è interessato, magari ne parliamo. Ecco, qui ci sono tantissime caratteristiche, ovviamente io le ho messe qui velocemente per chi vuole vedere il video, magari eh, qui ci sono eh, tante cose, ma ehm, il fatto che consumino meno energia è vero, sono però a livello di efficienza intorno a quella dei polli e ci sono altre cose interessanti nel caso degli insetti vedete gli indici di conversione che ho messo perché l'insetto si mangia tutto mentre, il pollo, mentre la mucca non si mangia tutto, anche il pollo. Eh, però diciamo poi eh, non tenete adesso conto di tanti discorsi che vengono fatti che sono mostrosamente più efficienti. I miracoli non li fa nessuno, voglio dire. La struttura è una macchina termodinamica, consuma, non ho dispersione anche loro, sono a sangue freddo, provo a scaldargli gli ambienti. E però l'efficienza sicuramente per molte specie è, è molto. Vedo che anche gli insetti mi affollano qui, anche qualche mosca è venuta a trovarci e vedere la presentazione. È curiosa, diciamo, sapendo poi che le mosche sono animali che si riproducono come insetti, sono tra i più veloci, sapete che una di queste è la mosca soldato nero, se l'avete sentito nominare, ma anche la mosca domestica che sta girando qui, lo dico come entomologo, è, è estremamente efficiente e molto interessante per produrre alimento per i polli, per esempio. Oggi questo è passato e la mosca domestica è, è come la mosca sul lato nero: è in grado da una coppia, maschio e femmina, se sono fertili, se va tutto bene, le mettete alle condizioni ideali. Nel giro di sei mesi riprodursi talmente tanto e talmente tante volte con i figli dei figli, da ricoprire per sei metri, se avessero a mangiare tutte quante, da tutto il pianeta di mosche. Quindi capite la potenzialità. Ecco, questo ve l'ho detto non solo come battuta, ma perché dovete capire che se si va in questa direzione bisogna trovare animali estremamente efficienti, in grado di prodursi velocemente e di convertire rapidamente le risorse. Eh, qui vedete anche poi effetti, chiaramente la quantità di proteine rispetto a una mucca, eh, carboidrati, eccetera, eccetera. Questi piccoli grafici aiutano a capire la quantità. Eh, di, di, ovviamente di conversione di acqua, di mangime, vedete i disegni rendono più di tante parole eh, chiaramente per produrre un chilo e questo dà l'idea della maggiore efficienza eh, la produzione di ammoniaca eh, per chilo di aumento di massa corporea anche qui dà l'idea appunto che gli insetti si paragonano col maiale che è un animale estremamente anche efficiente e il consumo di suolo eh, poi su questo bisognerebbe un po' vedere, rivedere le cose perché adesso gli studi che stanno arrivando magari non tengono conto di modi diversi di coltivare, di utilizzare l'acqua eccetera, però insomma questi sono dati anche sul riscaldamento globale, vedete ci sono anche effetti importanti. Quindi eh, questo sicuramente, eh, qui ci sono dei video ma ve li risparmio. Difficoltà culturali sono molte. Eh, quando noi al museo abbiamo fatto, eh, proposto cene così simboliche diciamo, con gli insetti abbiamo avuto una folla perché la gente ha la curiosità eccetera eccetera. Ancora adesso per il 16 abbiamo il Galileo Festival, porteremo Cogo eh, che, che si chiama Cogo di nome di fatto che è il vostro cittadino della provincia di Vicenza, eh, Lorenzo Cogo che è uno dei più giovani cuochi stellati nazionali e che ha girato a mezzo pianeta in tutte le cucine più importanti, verrà lui a fare una dimostrazione faremo un risotto con, con, le, con le api e, e con l'arve di fuco, api insomma sono l'arve di fuco e che sono i maschi delle api, e, e polline e altre cose, insomma si inventerà qualcosa. Eh, tenete presente che chi fa questo in altre cucine sta già avendo il pienone, nel, se andiamo in California per esempio sono ristoranti a, a, normalmente approvati, eccetera, funzionanti, perché gli Stati Uniti hanno una legislazione sanitaria diversa dalla nostra, finché non fa male non ferma nessuno, e, e, e qui da noi invece abbiamo sempre l'idea che deve essere tutto, anche se lì nella testa di qualcuno, faccia male e allora si ferma tutto e si devono fare dimostrazioni complesse. Ma ditemi voi quali dimostrazioni servono dopo tutta l'evoluzione del pianeta che c'è finita sopra, diciamo, degli esseri umani che continuano a mangiare tutti quanti nel pianeta, quali altre dimostrazioni che gli insetti si possono mangiare, anche perché li mangiate già senza saperlo. Eh, appunto di eh, crostacei li mangiate già che sono insetti praticamente che vivono in acqua eh, mangiamo mezzo chilo di insetti eh, senza saperlo perché si ingoiamo con il cibo in tutti i modi, larve, frutta, uova simbionti, i fichi se mangiate i fichi sono una simbiosi tra vespe e frutto della pianta è pieno di insetti, è un ragù il fico di insetti guardate ve lo dico così, così lo capite meglio eh, nella farina sono ammessi frammenti, nella tutta la filiera di trasformazione di questi alimenti finiscono frammenti di in insetti. E cioccolato, guardate, quelli ammessi per legge sono questi, poi che ci siano, vi <ride> assicuro che rischiate di averne anche di più, ma chi va a contarli ogni volta si fa ovviamente i controlli, però eh, insomma capite che anche del lupolo che piace la birra, guardate, ammessi fino a 2500 afidi per 100 grammi di prodotto. Buona la birra. D'altronde se mangiate il miele, sapete che il miele è il rigurgito delle api tra di loro che viene concentrato, ma so, chi qui è esperto anche, ma se la melata è, la, è una specie di, di, di pipicacca diciamo, di, di insetti che viene raccolta dolce perché sono diabetici e le fanno dolci e le api vanno a nozze e vi danno un prodotto che, oltre che essere rigurgitato, è anche recuperato da escrementi, chiamiamoli così, sono escrezioni ecco, correttamente, di insetti anche se non passano attraverso le vie formali, diciamo, delle, degli escrementi. Là eh, faccio delle battute che gli entomosi magari capiscono di più. E, e poi appunto ehm, i funghi hanno, hanno chitina, non hanno cellulosa, e dovete sapere che anche questa è una cosa che... Eh, è, chi è che va a funghi in sto periodo? Un sacco di gente. Chi è che li mangia? I champignons. E siete tutti morti? Sì, quelli che mangiano le amanite ovviamente sì. Ma se mangiate i porcini eh, o i champignon, no, eh, sono normalmente mangiati. E poi ci sono veramente una quantità di insetti che mangiamo perché già sono nei coloranti alimentari. Ci sono formaggi locali come il bilbecchese, avete fatto con acari, eh, il casumarzu, ve l'ho fatto vedere, eh, i, le cocciniglie che si usano per fare il migliori colorante rosso che possa esistere. Era considerato l'oro, oltretutto quando è stato scoperto, era paragonato all'oro dagli spagnoli donato, e donato, era preziosissimo, ancora oggi è oro perché non produce effetti collaterali strani, malattie, cancro, eccetera, tutto quello che volete, di coloranti artificiali o comunque non è sospetto. Ed è il migliore colorante che può esistere per i, i dolci ed è il frutto di una cocciniglia, di un insetto che viene spremuto. Poi ci sono le cose locali, sapete le, le mezcal col verme, quelle sono legate a tradizioni, il mimolette, il formaggio sempre con i vermi, che utilizza, che, scusa, con gli acri che utilizza poi coloranti legati a piante tropicali, brasiliane, eh, chiaramente, la bixa, vedete orellana. e qui si mettono insieme, diventano cose tradizionali, fatte con robe che vengono da tutte le parti del mondo, però diventa la grande tradizione da difendere. Poi avete conto che le tradizioni si formano con l'intelligenza delle persone, con il mischiare, con, con mescolare diciamo, cose che si trovano da altre parti e far diventare una cosa tradizionale. Poi, io adesso penso di poter chiudere, però, quali insetti, vedete, qui ci sono coleotteri che vengono mangiati in tutte le parti del mondo. Vi faccio solo vedere questi qua, perché quelli alla vostra destra sono i famosi Beetles, ne parlerò anche oggi. Perché l'agricoltura, che si è intesa come pascolo, o come agricoltura estensiva in molti paesi, ma anche qui da noi, produce delle pullulazioni di coleotteri, sono una specie di maggiolini fondamentalmente. Anche da noi si mangiavano, se c'era il professor Pauletti qui che saluto, peraltro non so se verrà più tardi, ma non lo so, lui si è occupato moltissimo, ha detto che anche da noi si mangiavano questi coleotteri, eh, che sono ma piccoli maggiolini di Zotrogus, eccetera, quando si a un li vedete di solito in giardino, questi coleotterini marroni ma se qui andate in Ecuador li mangiano ancora, ma in tutto il sud-est asiatico e poi altri che vivono nelle palme, sono legati proprio all'utilizzo all eh, estensivo di alcune zone, dal pascolo alla coltivazione e producono condizioni favorevoli per lo storfallamento e vengono raccolti in massa e vengono mangiati, fanno bene pure. E, e poi, guardate, ci sono economie intere da centinaia di migliaia di dollari anche in Africa, in, in Australia ci sono cibi tradizionali, le, le, le formiche del miele, alcune possono diventare veramente delle cose... Eh, io colgo sempre l'occasione di far vedere delle cose colorate come queste cavalette che sono un po' velenose, ma voi dovete sapere che quasi tutte le cose velenose sono diventate o medicine, quando utilizzate in modo particolare, o alimenti molto interessanti. Tutte le piante aromatiche teoricamente sono velenose perché sono gli aromi che hanno sono fatti per difendersi dagli attacchi di parassiti. Anche noi non è che le possiamo mangiare tonnellate di olio di timo, penso, o di, di altri estratti. E però, in picola, piccola quantità sono delle delizie del creato nel cibo. Non a caso cibi come la cipolla e l'aglio che sono gusti che, se li date a uno la prima volta sviene, o il durian, diciamo, sono andati in paesi tropicali e sono diventati un super business o peperoncino a livello mondiale. Quindi questa cavalletta potrebbe essere il futuro peperoncino degli insetti. Quindi chi riesce ad allevarla e farla entrare perché ha un gusto particolare, magari in polvere, già si usano in molti paesi tropicali e poi chiaramente cavallette, cervi volanti, guardate che appartengono alla nostra cultura, i romani li mangiavano le larve normalmente, sono più comuni di quello che, si sembra, che, che sembra, anche i cervi volanti per fortuna, noi abbiamo una cultura perché un animale è bello viene protetto, non viene protetto quello che è raro in pericolo e quindi vestite sbagliato, viene protetto perché è bello, quindi il cervo volante in Italia è protetto, gran parte delle regioni, perché è bello, me è raccoglierlo perché è bello allora vieni a proteggerlo, ma è comunissimo il cervo volante. È un animale più comune che abbiamo, così come anche altre farfalle, quindi anche queste culture legate così. Abbiamo finito il tempo, mi sa? Io vi ho dato solo un'idea perché, se andassimo dentro nella storia della manna, del, dell'antica entomofagia, negli animali che potevano essere utilizzati, io qui avrei veramente un sacco di storie da raccontarvi. Questo è il famoso maggiorino che si mangiava l'addome in Lombardia ma eh, anche le libellule che sanno di pesce perché sapete che hanno le larve acquatiche e quindi qui andiamo dentro l'alfa negli acidi grassi che producono sostanze anche utili quindi noi dobbiamo saper guardare dentro ecco questa ve la faccio vedere anche che è la eh, piofila eh, casei allora alla fine di tutto sto percorso che è lunghissimo eh, vi avevo, volevo mettervi anche proprio pochi secondi perché se no eh, non, 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 non capite guardate qui in Corea Guardate qui i milioni di euro già nel 2019, quindi pre-Covid, diciamo poco prima. Guardate qui i dati solo, protezione per evitarsi un coleottero. Questo eh, è una mosca, sol, parente della mosca soldato nero. Guardate che sono milioni di euro di business che sta salendo verticalmente. Scala da parto, scarabelle non Questa è già solo la Corea, chiaramente, Corea del Sud. E, e stiamo parlando appunto di un aumento del 173%. Quindi questi sono partiti alla grande, vedete qui un coreano... Eh, Potreste essere, potrebbe essere un veneto di Bressanvido che ha la sua beccca a come sta nascendo da noi, come vi dirà il dottor Cremasco: con enormi difficoltà perché i legislatori nazionali, gli organi regolatori, i ministeri sono eh, veramente inefficienti. Uso il termine per essere proprio gentile, 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 eh, non ci fanno lavorare, malgrado le normative siano cambiate, tutto il mondo sia cambiato, eccetera. Velocemente, perché sappiate, qui ce ne sono tante storie, Africa, eccetera, eh, ve ne mostro solo alcune, vi faccio solo la lista di animali che sono tra i più utilizzati, insetti che sono più utilizzati, quella qua. Questa è la famosa mosca soldato nero, in grado veramente, sono le che stanno partendo di quantità, sono già efficienti e già funzionanti in diverse parti del mondo, che riciclano anche scarti di agricoltura, di ortofrutta, eccetera, eccetera. Questa è in grado di trasformare qualsiasi cosa, anche la Kryptonite, penso, Mosca Soldato Nero, e qui c'è il ciclo ovviamente, e poi il eh, mezzo di luce c'è il suo nome, e poi la Falene della cera, anche la galleria Melonella, potenzialmente è già utilizzata poi in molte, in molte situazioni. E ehm, poi abbiamo anche il grillo domestico, vedete poi con varie situazioni: c'è cioè il grillo smaculatus e anche grillode sigillato, perché hanno problemi di virosi e malattie anche loro che hanno distrutto alcune popolazioni. Quindi bisogna sempre spostarsi su specie allevabili. Vedete qui le varie specie: questa è schistocerca gregaria. Eh, questa l'ho vista, eh, qui in Italia c'è questa, vive normalmente. L'ho fotografata l'altro ieri nel parco della Maremma, eh, c'è una specie che vive fino al nord. l'ocusta migratoria, anzi, è quella qua e il Grilode Sigillatus, e il bacco da seta, ovviamente, un'altra risorsa incredibile, perché è veramente una storia millenaria, si può associare alla produzione di seta per usi anche tecnici, tecnologici importanti, non solo fibre per vestirsi, eh, e mediche. Il tenebrio monitor che è stato già approvato da, per l'alimentazione umana, ve ne parlerà altro cremasco, e poi così, velocemente, qui sono video che trovate su Youtube, non penso, mi, mi mettono in galera per fargli pubblicità, ma tanto per dare l'idea velocemente di che tipo di impianti si sta ragionando, vediamo se vi faccio vedere. Eh, guardate la, la, tecnologia, la tecnologia che stanno adottando queste aziende, vedete, robotizzate ormai, e dove l'uomo diventa quasi eh, come presenza fisica molto marginale, perché chiaramente bisogna produrre grandi qualità a basso costo e deve essere tutto ormai chi? L'agricoltore del futuro è uno davanti al computer, è un esperto informatico di robotica. E sapete anche voi che questo sta succedendo in agricoltura in molti aspetti, tra droni, trattori che vanno da soli, e, e, eccetera, eccetera. E questi fanno, oppure vedete gli investimenti di Nova Feed, che è già partita, guardate, 200 milioni di euro di finanziamento, e qui stiamo parlando in realtà adesso nel 2021 e qui vedete anche io concludo eh, velocemente i capannoni del... Di queste aziende che stanno producendo larve di Mosca Soldato Nero, in questo caso enormi, che già parti, sono già partiti per la produzione. Vi risparmio il francese e vi eh, ringrazio. Grazie, grazie veramente. Grazie per questa interessantissima. Eh, e profonda eh, relazione che ci ha portato in giro, in giro per il mondo a conoscere le tradizioni, a conoscere le alimentazioni, a conoscere le credenze di, di tutto quello eh, che sappiamo proprio sull'allevamento degli insetti. E, mi hanno colpito alcune parole della relazione del dottor Moretto che mh, riguardano proprio la solidità di una tradizione alimentare nel mondo per, che riguarda gli insetti. Evidentemente mh, queste tradizioni, eh, la cultura, la moda, il commercio, l'economia le vuole cancellare, le vuole modificare. E, però eh, giustamente è bello e interessante ritornare con l'attenzione a, a tradizioni che si possono assolutamente coltivare e riprendere dal formaggio con i vermi al, eh, al, al, all'uso proprio della cavalletta al, eh, all'allevamento di avicoli con gli insetti. Mm, io vorrei aggiungere eh, eh, che ho trovato su eh, internet appunto che esiste un'agenzia eh, eh, europea che ha come acronimo i PIFF che è la piattaforma internazionale degli insetti per il cibo e per il nutrimento ecco questa è un'autorità europea che, ehm, che, che serve in, in Europa per cercare di eh, è, un, è un consorzio di produttori se, se riesce a far vedere quello che c'è nel mio computer oh, ecco Ecco perché questa pagina io ci tengo a farvela vedere perché mh, ormai siamo in Europa Unita e penso che queste istituzioni europee siano molto importanti per dare un'indicazione e un futuro anche a questi tipi di allevamenti. Eh, lascerei adesso la parola al dottor Cremasco eh, al quale chiediamo di dirci qual è eh, lo stato dell'arte per eh, conoscere la sicurezza alimentare eh, di questi allevamenti. Dottor Cremasco è vet medico veterinario ed è una persona assolutamente competente e qualificata per eh, farci queste illustrazioni. Grazie dottor Cremasco. Grazie a lei, dottor Aldaschio, vi ringrazio tutti. Io cercherò, non ho immagini, cercherò di darvi qualche spunto pratico, qualche spunto di riflessione per quanto riguarda l'allevamento degli insetti e in particolare la sicurezza igienica alimentare. Io sono un medico veterinario, sono venuto oggi come, non la mia funzione lavorativa, ma come... Eh, rappresentante di un, di, un gruppo, di un gruppo di lavoro che abbiamo creato proprio col dottor Moretto l'Insect Feed Chick o tradotto in italiano il pollo mangia insetto molti anni fa quando pensavamo appunto che eh, fosse questa la via eh, da, da cercare e in particolare promuovere la piccola agricoltura, il piccolo allevamento, in modo che l'allevamento degli, degli insetti entrasse nei piccoli allevatori. Eh, come una pratica usuale comune che vedremo in passato c'era. e eh, Questo siamo ancora convinti proprio sulla scia di quanto ha detto il dottor Daschio, che il, eh, sia mh, una, una soluzione che possa essere aperta a tutti a tutti e eh, che porti economia un'economia un anche. Eh, Fattibile e armoniosa con l'ambiente. Allora, ehm, proprio per dirvi qual è per entrare nell'argomento della veterinaria, ehm, io lavoro al servizio veterinario ed è per questo che vi ho portato, cerco di farvi capire come, come, nel, eh, come il servizio veterinario sia eh, coinvolto anzi lo deve essere e sulla scorta del, dell'esperienza fatta con gli altri allevamenti deve riprodurre la stessa cosa per l'allevamento degli insetti proprio per non rifare gli stessi errori, per non far fare agli allevatori gli stessi errori e non arrivare, arrivare magari a eh, delle, mh, per quanto riguarda l'allevamento degli insetti, a delle produzioni. Eh, se non eccessive, ma non competitive con quelle che avete visto che vi ha presentato il dottor Moretto. Quindi il servizio veterinario dipende dal Ministero della Salute, esistono dei servizi veterinari regionali, dei servizi locali che sono a livello provinciale, qui ci troviamo in provincia di Vicenza, quindi a Vicenza, sì, quindi eh, l'ASL traiberica, la quale eh, ha un dipartimento di prevenzione e il servizio veterinario afferisce proprio al Dipartimento di Prevenzione con il Servizio di Sanità Animale, il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali e il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale. Quindi vedrete che questi tre servizi entreranno a pieno nell'allevamento degli insetti. Quindi la prima domanda, cercherò di, far, di farmi prima e di fare anche a voi un certo tipo di domande e di dare insieme delle risposte. È possibile allevare insetti? Sì. E per quale motivo lo volete? Mi rivolgo agli allevatori, lo volete fare? Le opportunità di, eh, di sviluppo. Andrò molto velocemente, eh, cose ribadite dal dottor Moreto, dal dottor Daschio, che esiste eh, dalla dottoressa eh, Pisseri, professoressa Pisseri: eh, c'è una richiesta crescente di materie proteiche per l'alimentazione degli animali. Ora attualmente soddisfatte solo prevalentemente dalla soia. È ancora la soia convenientemente. È conveniente economicamente produrla rispetto alla produzione di insetto? Per questa risposta possiamo dire sì per adesso perché ancora le produzioni di insetti almeno come le intendiamo noi le piccole produzioni non sono ancora competitive ma probabilmente anche le nostre piccole produzioni di insetti non saranno competitive con quelle grandi produzioni che abbiamo visto che ci sono nel mondo però noi possiamo vincere in qualità L'interesse per l'allevamento eh, degli insetti è sicuramente alto, perché producono, come abbiamo visto, delle proteine di alto valore biologico, i cicli sono estremamente rapidi, rapidi e siamo, anche, siamo in grado di farlo sicuramente sì. Rappresenta, come indicato, una bella diversificazione del comparto agricolo, quindi gli agricoltori che ormai non ritengono più percorribili alcune strade di allevamento, possono inserirsi convenientemente su questo, lo possono fare in modo sostenibile e a livello locale, sfruttando per l'allevamento quei materiali di scarti delle industrie alimentari che stanno attorno nel territorio, creando quella economia circolare. Quindi si può fare. Chiaramente l'allevatore degli insetti può produrre due tipi di produzioni, una produzione ad uso animale, il feed, a uso mangimistico, e una produzione ad uso umano, il food, e ambedue queste produzioni hanno ottenuto a livello europeo un'autorizzazione. Eh, un Quindi, sempre su questa scia, eh, voglio ricordare, ricordare che siamo già degli ottimi allevatori di insetti, in particolare i veneti, parlo delle api del Bacco da Seta, della tarma della cera, delle larve. Eh, da fuco delle api, del tenebrio monitor e dei grilli. Vi indico il tenebrio monitor e i grilli proprio perché non in provincia di Vicenza ma in provincia di Padova esiste un, eh, un allevamento che abbiamo un po' stimolato col dottor Moretto, grazie a questi corsi, a queste azioni di informazione, eh, chi produceva per sé per il proprio allevamento di eh, di, di serpenti, di, eh, di, eh, di animali PET ma un po' particolari, ha ritenuto utile, utile eh, produrre insetti anche per soddisfare il fabbisogno di animali vivi e in un prossimo futuro anche sia per il settore mangimistico che per il settore alimentare umano. Ora giunge una spontanea una, spontaneamente una domanda. L'allevamento degli insetti è un'attività agricola, questa domanda ce la siamo fatta eh, qualche anno fa e non abbiamo ottenuto risposta se non per l'allevamento la, delle api del baco da seta che, sono, che erano codificate come eh, allevamento, come attività agricola, ma non lo, erano, non lo era per le altre, per le altre eh, attività, per l'allevamento degli insetti in forma generica. Vi dico molto rapidamente quale è stato l'iter. Che ha coinvolto sia me che il dottor Moretto, ma in particolare un gruppo di lavoro. E siamo riusciti, senza, con non poca fatica, siamo riusciti a far approvare dalla Regione Veneto, e in particolare a codificare la VEPA, che l'allevamento degli insetti è un'attività agricola. Ma questo stava scritto e che l'operatore agricolo era un imprenditore, ma sta scritto anche nel nostro codice civile, all'articolo 2082, chi è un imprenditore agricolo, chi fa questa attività economica organizzata e quindi nel nostro caso un ritenevamo che un'attività agricola come l'avvento degli insetti fosse appunto un'attività da codificare, non ancora presente. Ma ancora chi alleva animali, ancora in questo caso l'articolo 2135 del codice civile lo specifica e eh, indicando come un imprenditore agricolo colui, vi risparmio tutte le altre parti, ma colui, l'ho sottolineato in eretto, colui che alleva animali e fa anche delle attività connesse e nell'allevamento degli animali sono compresi tutte le fasi, ovvero la cura, lo sviluppo del ciclo biologico e delle fasi necessarie ad attuarlo, ma ancora tutte anche le attività connesse, quali possono essere la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione degli oggetti prodotti, degli oggetti in oggetto, ma dei prodotti di questo allevamento. Quindi di conseguenza ritenevamo ancora di più che l'allevatore di insetti fosse un imprenditore e un imprenditore agricolo. Nel 2001 a questo articolo, a questo, il 2135 c'è stata una modifica, diciamo, mh, coreografica, se volete, perché nell'articolo sapete la Costituzione è stata fatta in tempi non recenti, anche se rispetto a altre recentissimi, eh, però si parlava genericamente di bestiame, perché allora, quando è stata fatta la nostra Costituzione, il bestiame rappresentava ciò che stava all'interno o nelle vicinanze dell'azienda agricola e quindi era genericamente gli animali tipici della fattoria. Con questa modifica nel 2001 è stato specificato chiaramente che bestiame, che l'allevamento degli animali comprendeva anche quello che... Allora, al momento della Costituzione, non era magari contemplato, ma che poteva essere, che poteva essere eh, eh, attuale al momento, eh, in questi anni, come ad esempio l'allevamento dei cavalli di razza, come l'allevamento dei cani per le mostre, e perché no, a nostro parere, anche l'allevamento degli insetti, dato che ad esempio per le api e per i bachi, per gli apicoltori e apicoltori, era già codificato. Quindi tutte queste considerazioni hanno fatto sì che creassimo appunto questo gruppo di lavoro e portassimo queste nostre esigenze all'attenzione alla, eh, all degli organi regionali, tantè tant che, che eh, abbiamo voluto stimolare ed aggiungere indicando che c'erano delle altre produzioni anche all'interno delle stesse produzioni, delle stesse tipologie codificate apicoltura, bicoltura e bacchicoltura che potevano essere, eh, essere eh, sviluppate come ad esempio la tarma della cera che è un, diciamo, una, eh, è un intervento eh, diciamo, a sistemare le cose per l'apicoltore disattento però potrebbe essere in futuro eh, essere utilizzato proprio come una fonte di reddito ma anche l'allevamento dei fuchi dell'ape mellifera come li dovevamo considerare a nostro parere li consideravamo appunto come un un prodotto agricolo è anche degno di essere inserito se consideriamo le piccole produzioni come quelle di cui vogliamo parlare oggi, inserito nelle piccole produzioni locali. La tarma della cera, ad esempio, può essere destinata convenientemente a produrre alimenti per gli animali, sicuramente esche per gli animali, ma chissà, forse anche come alimento per l'uomo, dato che ha un determinato, è mono. Eh, monospecifica per l'alimento si sì, utilizza prodotti dell'alveare e perché no le crisalide del Bacco da Seta? Ve ne ha parlato il dottor Moretto: utilizzate da millenni negli altri paesi, ma utilizzate anche da noi nel periodo delle due guerre. Abbiamo dei documenti, purtroppo non siamo riusciti a codificarli e a portarli all'attenzione del ministero. Ma sicuramente le crisalidi del Bacco da Seta in certi periodi di autarchia venivano utilizzate come succedani come sostituti della carne per la produzione dei brodi, dei brodi, degli estratti di carne, estratti di proteine, per eh, confezionare delle, eh, dei prodotti destinati all'esercito nel periodo delle due guerre. Quindi vedete come tutto ritorna, però forse abbiamo poca memoria e non riusciamo perlomeno a codificare, a mettere per iscritto ciò che facevamo da tempo. Quindi, non sto a spiegarvi il progetto delle piccole produzioni locali che trovate, trovate nel sito della Regione Veneto, quindi l'idea di produrre degli alimenti sicuri con il gusto della tradizione e dei prodotti nuovi e perché no anche i prodotti del, dell'allevamento degli insetti. Su questo è molto di, sarà difficile la strada, però noi ci proviamo e quindi è nato appunto questo nuovo percorso agricolo quindi noi sulla base di tutto quanto vi ho detto degli articoli del codice civile della, dei, eh, delle considerazioni che avevamo fatto abbiamo come gruppo di lavoro proceduto a una richiesta ben precisa e abbiamo detto gli insetti come animali di allevamento dato che sono codificati come animali di allevamento e con le loro produzioni entrino a pieno titolo tutti, tutto l'allevamento degli insetti come attività agricola e gli imprenditori che se ne occupano di questo allevamento siano riconosciuti come imprenditori agricolo, a, agricoli scusate, a titolo principale. Così è stato questa richiesta, richiesta che avevamo formulato, una domanda precisa, che avevamo corredato anche con delle circolari del Ministero, in particolare un'ordinanza ministeriale recente del 2017 che dava delle indicazioni chiare che definiva l'allevatore eh, di, di insetti come un operatore del settore mangimi, anche se a noi questa definizione non soddisfa a pieno, non è solo un operatore del settore mangimi, ma a nostro parere l'allevatore di insetti è un allevatore a pieno titolo, ma un allevatore anche di animali vivi, ad esempio. Sto pensando alle attività museali che il eh, dottor Moretto eh, attua, eh, ma sto parlando anche delle attività di produzione di alimenti, alimenti a uso umano e quindi chiaramente la definizione eh, operatore del settore mangimi a nostro parere è stretta. deve essere. Però sapete che con il Ministero bisogna sempre andare con molta, molta cautela e far capire, capire che le cose, anche se sono, dovrebbero essere estremamente chiare. chiare. Eh, però in questa domanda a noi mancava addirittura il riconoscimento degli imprenditori agricoli. È stato il fine che avevamo, che avevamo come per proporre l'imprenditore agricolo: era quello di creare, creare alme, almeno tre figure, ovvero l'allevatore di insetti da riproduzione, cioè un ciclo aperto. Mi rifaccio a tutti gli altri allevamenti per i quali ho esperienza in campo zootecnico. Il ciclo aperto, ovvero rifornire le larve, ad esempio, per altri allevatori che ne finiscano. Cioè che finiscano questo allenamento, quindi altri allevatori da ingrasso, oppure perché no? Che forniscono a strutture museali, a strutture espositive, le larve o le crisalidi affinché il museo possa portare a termine e crei le farfalle, cioè i lipidotteri, i coleotteri o tutto ciò possa servire. Quindi è, anche questo deve essere riconosciuto. Ma non può essere un, alle, un produttore di mangimi, genericamente, è un allevatore di insetti da riproduzione ma come l'altra figura, l'allevatore da ingrasso, chi finisce, chi porta a finissaggio la produzione e porta a termine e fino al loro ciclo produttivo o, come detto prima, lo espone, lo espone a titolo museale. Oppure l'allevatore che comprende, sono la maggior parte, tutti i cicli, sapete che i cicli sono molto brevi, tutti i cicli di produzione, quindi è un allevatore che fa una riproduzione, è un allevatore che produce larve e che può destinare... Alla, eh, al consumo finale come mangime o come alimento a uso umano oppure lo destina ad un altro allevatore che, dà, che, che ne termina il finissaggio. Quindi, e questo ce ne vantiamo, è stato per noi un piccolo, un piccolo successo, c'è stato proprio un decreto del direttore della direzione agroalimentare del maggio del 2020 che non solo accettava la nostra proposta ma anche adeguava, adeguava e riconosceva adeguava al, a livello... Presso il braccio operativo, sapete, la VEPA è il braccio operativo della regione Veneta come ente pagatore, ma adeguava anche i destini, riconoscendo l'elevatore di insetti come imprenditore agricolo e agricolo a titolo principale seneale caratteristiche, dando anche. Dando anche delle, eh, delle ehm, eh, esprimeva eh, anche in, eh, in termini economici quali poteva essere il, eh, il, loro, il loro valore economico della loro attività, quindi indicava come per la produzione di 100 kg di insetti freschi almeno un, eh, un tempo minimo di 70 ore e un reddito da lavoro ordinario 1.700 euro. Probabilmente questo non soddisfa completamente i produttori che dicono. Ci stiamo stretti, potremmo produrre molto di più, però questa è una prima base, poi sapete che le cose possono essere anche aggiornate. Quindi c'è stato l'inserimento di questa voce. Per noi è stato un, un successo. Perché vi faccio queste, questa premessa? Perché senza essere riconosciuti imprenditori agricoli non riusciamo a fare nulla, non riusciamo ad accedere ai piani di sviluppo rurale, non riusciamo ad accedere. Quindi prima occorreva, era necessario avere un riconoscimento. Quindi, Adesso detto questo, ancora, manca ancora un, un ultimo anello. Sapete, vi ho premesso, eh, io lavoro nel eh, settore pubblico, nel servizio veterinario. Ma sapete che noi, come servizio veterinario, la nostra funzione è la, fondamentalmente la tutela della, eh, della eh, salute eh, del consumatore attraverso la tutela, del, eh, tutela, il benessere degli animali da produzione. E, eh, e di conseguenza inserendosi a quello che la eh, dottoressa Pisseri ha indicato chiaramente in quel grande progetto che è One Health, l'unica sanità, un unico grande, eh, grande comparto in cui il servizio veterinario, il, eh, la salute degli animali entra a pieno titolo a salvaguardare la salute dell'uomo e la salute dell'ambiente. Quindi queste cose non si possono disgiungere, è una visione che abbiamo diciamo eh, già preconizzato noi in Italia, ma sta entrando in Europa e nel mondo, quello di, di dire non siamo, non siamo eh, gli unici, non possiamo agire a compartimenti stagni, ma dobbiamo agire in grande, in una visione, una visione eh, più eh, complessiva. Tant'è che in Europa forse l'Italia e la Spagna siamo gli unici eh, paesi che abbiamo il servizio veterinario all'interno del Ministero della Salute e quindi lavora con... Il, con i, me, i veterinari lavorano con i medici. Negli altri paesi non è così, nella maggior parte dei paesi europei il servizio veterinario sta all'interno dell'agricoltura. Sono due visioni diverse. Ecco, eh, entrando nella, eh, molto velocemente nella, eh, nella legislazione, qual è la legislazione che di fatto c'è, qual è stata la possibilità che ci ha dato l'Europa, che ha dato a tutti i paesi europei per produrre, produrre eh, insetti e loro e eh, esitare i loro prodotti eh, risalgono anche a legislazioni recenti che gli altri paesi europei hanno sfruttato e purtroppo l'Italia ha rallentato o l'ha riconosciuto molto recentemente. Quindi il regolamento 68-2013 e eh, poi recentemente il regolamento 1017-2017 riconosce gli insetti come delle materie prime, materie prime per eh, il produttore di mangimi ovvero gli insetti sia vivi che trattati, per gli insetti teniamo gli invertebrati terrestri, non quelli marini, terrestri, che possono essere vivi oppure leggermente modificati, trattati, secchi o congelati, sono delle materie prime. Chiaramente pone dei limiti, dice, non devono presentare delle specie patogene per l'uomo o vettori di malattie per l'uomo, per gli animali o per le piante. Questo sta indicato poi nel regolamento, interviene anche il regolamento 1069. È chiaro che l'allevamento degli insetti deve rispettare alcuni criteri ambientali, vedete come il terzo pilastro della One Health, dell'unica sanità, rientra anche l'ambiente. E poi, chiaramente per chi vuole produrre, l'allevatore deve rispettare anche tutte quelle norme di... Eh, norme igienico-sanitarie che vedremo, vi illustrerò dopo eh, per evitare le contaminazioni microbiologiche, le contaminazioni da sostanze indesiderabili anche chimiche, sia che l'insetto si può portare, ma specialmente che l'uomo introduce all'interno levamento. È sempre l'uomo che interviene su queste cose. e Questa c'è una direttiva particolare del 2002-la 32 c'è. Ancora eh, è stabilito appunto nel regolamento 1069 che gli insetti sono animali di allevamento e appunto perché definiti animali a questi animali si applica questo, mh, il termine di feed bank questa serie di divieti, divieti che erano nati per impedire e sono stati applicati anche agli insetti anche se hanno poco a che fare con gli, anim con gli altri animali eh, una serie di divieti che dovevano che devono prevenire eh, mh, alcune patologie tra le, tra le quali le più note sono le patologie, l'encefalopatia le spongiformi, la più nota è eh, denominata malattia della mucca pazza, mucca pazza, che era dovuta, che è stata provocata proprio per l'utilizzo di proteine di origine animale data ad animali che non sempre in natura utilizzavano quel prodotto. E quindi è chiaro che eh, se genericamente. I nostri insetti possono essere allevati con tutti i vegetali ovviamente e con i materiali di, cate di categoria 3. Genericamente per, anima per materiali di categoria 3 intendiamo quei materiali, quegli alimenti che destinati all'uomo sono tempo sono tolti dalla catena alimentare perché scaduti, perché non più... Pur essendo ancora eh, utilizzabili dall'uomo, però non rientrano nei canoni della distribuzione. Eh, pensiamo alle uova, le uova prodotti, il latte, i derivati, il miele, le farine, quelli che genericamente il dottor eh, Moretto ha definito come scarti di lavorazione dell'industria, di lavorazione, scarti di produzione, quel, eh, quel grande settore, quel terzo, quel terzo di alimento che noi produciamo e che con, eh, annualmente buttiamo buttiamo può essere utilizzato convenientemente in un'idea di, di economia circolare. Ma cos'è che il feedback e questa serie di norme invece indica chiaramente è, sono i divieti, cos'è che non dovete fare, ovvero non possono gli insetti essere alimentati con alimenti vietati. E quindi per l'Europa e solo per l'Europa, perché in altri paesi succede in modo diverso: con feci, urine, contenuto il tubo digerente, solido, rifiuti solidi urbani, rifiuti domestici, e questo è indicato nel regolamento 767. Perché vi ho detto che nel resto del mondo si fa in modo diverso: perché, eh, come ha detto il dottor eh, Moretto, questi insetti, o almeno alcuni, alcune specie di insetti, vivono molto bene nel, eh, anche in questi prodotti, prodotti quindi si è, si alimentano e si sviluppano, ma eh, dovrebbero, nel caso dell'Europa, essere utilizzati solo per prodotti tecnici, penso al grasso piuttosto che al, eh, agli oli che vanno a comporre il biodiesel, in alcuni paesi extraeuropei potrebbero entrare anche nella catena alimentare, perlomeno mangimistica. Nel, nostra, nel nostro Europa ciò non è concesso. Ancora, addirittura l'Europa si è spinta un po' più avanti, ma... Non si possono alimentare gli insetti neppure con rifiuti di cucina ristorazione, o ristorazione o con ex alimenti. C'è la parolina senza ulteriore trasformazione, quindi probabilmente tiene una porta aperta, aperta per quanto riguarda un'eventuale eh, trasformazione o sanificazione che garantisca, che garantisca. È chiaro che non ha neppure, eh, neppure considerato, e questo ha fatto bene il dottor Daschio eh, a indicarlo, l'IPIF, questa organizzazione che non è propriamente eh, diciamo burocratica eh, è un'organizzazione privata nel senso sono il gruppo di produttori che si sono riuniti convenientemente che hanno dato, si sono date delle regole e eh, vogliono giustamente creare una massa critica per andare a proporre e a se non gestire a stimolare l'Unione Europea gli apparati burocratici a, eh, a fare delle determinate norme, norme a loro favore. Ecco anche in questo caso non solo, non solo si stanno battendo per il riutilizzo per di alcune di queste materie prime ma anche ad esempio a eh, sfruttare tutto quello che è considerato genericamente il letame degli insetti ovvero tutto quello che viene utilizzato dagli insetti che è un, uno scarto, il, il loro subst, quello che eh, deriva dal substrato di alimentazione quindi, genericamente le loro feci o, o anche gli scarti della, eh, del substrato di allevamento possono essere convenientemente utilizzati per, come un ottimo, un ottimo eh, concime, un'ottima eh, diciamo, un integrazione per i terreni, quindi ridare al terreno ciò che gli, che gli insetti non solo hanno utilizzato, eh, hanno eh, sfruttato, ma hanno arricchito perché arricchiscono questo prodotto con enzimi e con altri prodotti che eh, alle piante fanno molto bene. Quindi ancora, stando nei regolamenti, nei regolamenti eh, gli insetti, secondo il regolamento 142-2011, eh, gli insetti stessi eh, lo ribadisce, essendo animali da allevamento, pur non essendo ruminanti, perché il feedback era nato per prevenire... Eh, malattie sui ruminanti, queste encefalopatie. però anche gli insetti non possono elementati, essere alimentati con proteine animali, eh, animali trasformate e sicuramente con sangue, gelatina, collagene e proteine iderizzate derivate dai ruminanti. Perché sapete che le encefalopatie sono nate proprio così: quando si è pensato che le farine di carne potessero essere utilizzate convenientemente dai ruminanti, e in effetti loro hanno una falora una fauna scusate eh, di tipo protozoario che riesce a utilizzare, però c'erano stati dei problemi quando sono stati utilizzati proteine animali trasformate da animali magari morti o con patologie o anche intraspecie o intraspecie. Va bene, ma non mi eh, dilungo su questo. Quindi, concludendo, gli insetti vivi vivi per sé, e su questo che hanno giocato molti, eh, molti paesi, non sono delle proteine e quindi non ricadono nei divieti di questo grande, eh, grande eh, regolamento, il feedback 999-2001, gli insetti vivi non sono dei sottoprodotti, gli stati membri possono decidere autonomamente, tant'è che alcuni paesi europei hanno deciso, e tuttora lo fanno, perché hanno ottenuto delle autorizzazioni anche per l'alimentazione umana, eh, di poter distribuire questi alimenti, quindi possono decidere, eh, hanno deciso autonomamente di esitare gli insetti vivi per l'alimentazione di alcuni animali, quindi i, i polli, i suini, tant'è che altri paesi l'hanno fatto, l'Italia no, eh, ma l'hanno vietato, eh, chiaramente rimane vietato ai ruminanti, ma questo si sapeva, pur essendo, pur essendo gli insetti molto distanti dai ruminanti. In Italia mh, ci si è limitati solo a dare gli insetti vivi o trattati, semplicemente colessicazione e congelamento, per l'alimentazione di animali da compagnia, animali allevati per la produzione di alimenti ornamentali, pelliccia zoo. Questo lo è stato fino a giugno-luglio di quest'anno, quando si è passati a un'autorizzazione vera e propria. Adesso ve lo lo dico. Quindi con questa ordinanza del 2017 c'erano pochissime deroghe, a parte gli animali, gli animali vivi che vi ho detto che, possono, che alcuni paesi hanno sfruttato questa opportunità, per le patte, per le proteine animali trasformate di cui gli insetti anche fanno parte, parte chiaramente c'erano dei, eh, dei divieti, quindi potevano essere date solo agli animali da pelliccia, agli animali da compagnia, poche erano le deroghe, una tra tutte era quella di poterle dare eh, all'acquacultura all e chiaramente per gli insetti, eh, per gli insetti eh, non, era ciò non era consentito se non, come vi ho detto, per gli animali da compagnia, gli animali ornamentali, richiami da caccia e altro. E basta. Ecco, e invece cosa è successo? Ecco perché la legislazione europea si evolve molto velocemente, più velocemente di un tempo, ma l'Italia non è ancora riuscita a cogliere questa opportunità. Comunque eh, all'EFSA, eh, che sapete è l'organo operativo, il braccio operativo della Commissione europea per quanto riguarda le opinioni, i pareri sulla sicurezza alimentare, l'EFSA ha avuto una proposta ancora eh, a gennaio, ha dato una sua proposta, eh, un suo parere favorevole a gennaio 2021 sulla... Eh, sull'inserimento delle proteine da insetto proteine da, proteine da insetto per l'alimentazione dei polli suini e poi a luglio di quest'anno diciamo ad agosto poi è stato fatto il, il regolamento e c'è stata appunto questa modifica modifica nel regolamento 999-2001 quello che sapevate che era a tappo nel gruppo delle feedbank era a tappo e che impediva il riutilizzo di materiali intraspecie o di materiali i materiali derivati da altre fonti, eh, fonti che non fossero quelle codificate, introduceva proprio questa modifica, ovvero che per l'alimentazione dei polli si possono utilizzare proteine animali trasformate dei suini, quindi eh, utilizzare, e anche all'interno di questo proteine trasformate derivate da insetti di allevamento. E ancora per i suini l'utilizzo di proteine derivate da polli e proteine derivate da insetti di allevamento. Quindi si è approfittato di questa, di questa modifica per introdurre, introdurre anche le proteine trasformate dagli insetti. Molto velocemente, eh, come vi ho detto, eh, l'Italia ha assunto fin dall'inizio un atteggiamento molto prudente e anche è stata prudente dal punto di vista del, della definizione del, eh, dell'operatore, dell'imprenditore agricolo. Eh, che eh, si approcciava all'allevamento eh, degli animali, definendolo solo genericamente come un operatore del settore mangimi. A nostro parere, ma è un'opinione un po' stretta questa, ma comunque, considerando che nella generalità l'allevatore di insetti è comunque un produttore di alimenti per mangimi, è chiaro che deve attenersi poi a un regolamento europeo che è il 183-2005 e quindi deve rispettare i requisiti igienico-sanitari eh, sulla sicurezza. Tutto quello che deve, in sintesi, con una frase solo: deve evitare l'assenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica e l'animale. Le specie nella eh, legislazione europea, le, specie che sono, le sette specie che sono state, eh, state eh, diciamo codificate, approvate per la produzione di, di pat, di proteine animali trasformate di derivazione degli insetti, sono, e vi ha parlato anche il dottor. Moretto, sono e il Luces, la musca domestica, il Tenebrio Molitor, che poi vedremo è servito per un'altra autorizzazione, per un'altra richiesta, per la richiesta a uso umano, l'Alfitobius di Apirinus, la cheta domestica, il Grilloides Grilloides, quindi eh, fondamentalmente eh, dei, dei ditteri, dei ditteri, un eh, coleottero, dei coleotteri e dei grilloidi, grilloidi e, e anche un locusta, no? E conclusioni e riflessioni, delle prime conclusioni, ovvero possiamo dimostrare che alcuni animali hanno sempre utilizzato insetti nella loro alimentazione, noi, noi l'abbiamo de detto da sempre, l'abbiamo fatto ormai 6-7 anni fa con il progetto Insect Feed chick con il pollo mangia insetto, abbiamo detto perché il pollo e il suino non possono mangiare insetti se erano sempre mangiati, addirittura se messi nelle condizioni naturali, come ha detto il dottor Moretto, riprendono questa abitudine. Se noi continuiamo ad allevarli con cereali e poi li rimettiamo in, in natura, loro riprendono questa abitudine, perché è un'abitudine innata. Quindi possiamo rispondere a questa domanda sì, ma abbiamo avuto anche conferma, purtroppo tardi, conferma perché si è stata data l'autorizzazione a utilizzare questi prodotti su polli e suini. Ma possiamo anche dimostrare un'altra cosa in questo discorso che ho fatto, che i nostri allevatori sono in grado di produrre insetti, ma a mio parere anche insetti sicuri da esitare sia dal punto di vista igienico sanitario da esitare sia nel, nel settore mangimistico ma anche nel settore alimentare. E vediamo ora qual è la normativa. anche Mi pare di avere ancora 10 minuti, potrei farcela. Quindi in generale, in generale, per chi vuole eh, adesso ci concentriamo sulla produzione di alimenti a uso umano per chi vuole fare in generale esiste una normativa che definiremo orizzontale che vale per tutti e quindi anche per l'allevamento degli insetti e quindi che sono i regolamenti comunitari 178/2002, 852 l 853 e le integrazioni che vanno molto recenti che vanno a corredare tutto quello che è definito genericamente, molto genericamente, ma si capisce molto bene il pacchetto igiene. Questa è una normativa orizzontale che deve essere applicata per tutti gli alimenti. Ma ancora poi saranno previste e sono in via di attuazione anche delle normative verticali che vanno a, a dirimere alcuni aspetti particolari. Questi sono in alcuni allegati, ad esempio, dell'853. Ma in particolare, in particolare per gli insetti, per quanto riguarda gli insetti, esiste la famosa normativa sui novel food. Ovvero in passato si è detto, si è dovuto dire, perché noi in Italia non abbiamo mai avuto la forza di dire noi gli insetti li abbiamo sempre mangiati. Perché ci sono esempi, però, nonostante questo, in, si è dovuto stabilire in Europa che dare un limite e dire una normativa. Stabiliamo una normativa su ciò che si, si è sempre utilizzato e su ciò che non, non si è mai utilizzato e che è genericamente definito novel food, oppure in italiano alimenti nuovi, nuovi. E si è detto che fino al 15 di maggio del 97, tutto ciò che era mangiato prima. Un alimento, tutto ciò che viene dopo questo, questa barriera, barriera è genericamente del novel food e si diceva agli stati: se voi non lo avete nei vostri alimenti tradizionali, me lo dovete richiedere. I tempi erano lunghi, i burocratici. Poi, cos'è successo con questo regolamento 258/97? In quel regolamento, una piccola sottigliezza, non era specificato la differenza tra un insetto intero, insetto vivo, rispetto a un insetto trasformato, ovvero le proteine animali trasformate. Questo ha fatto sì, come vi ho detto prima, che alcuni paesi europei sfruttassero questa, l'Italia no, sfruttassero questa, questa opinione, tant'è che sono andati anche, hanno un'azienda francese a ricorso alla Corte Europea di Giustizia, ha sfruttato e ha detto no. Voi non l'avete scritto l'insetto intero, l'insetto vivo, l'insetto così come lo vedo, lo vedo. Quindi io lo posso utilizzare. Quindi utilizzando questa diciamo, escamotage hanno potuto, chi ha fatto la domanda dal 97 al 2018 con la nuova normativa sui Novel Food, ha potuto, ha potuto sfruttare e ha potuto esitare sul mercato eh, gli insetti vivi o secchi o congelati per sia l'alimentazione del degli animali, ma anche di alcuni tipi di animali, ma anche per l'uomo, cosa che l'Italia non ha fatto. Addirittura l'Italia, quando c'è stata la possibilità, è stata anche ora molto più prudente, ha detto no solo per gli animali per il petto, solo per animali da pelliccia e così via. Tant'è che poi è dovuto accadere una modifica, un nuovo regolamento sul novel food, che è quello del 1 di gennaio 2018. 18 e eh, questo regolamento, regolamento eh, il 2283 2015, ha chiaramente messo una, eh, una pezza su quell'errore, quella, eh, diciamo, quell quella, quella svista sugli insetti vivi. Ha definito: no, anche gli insetti vivi sono da considerare girare, eh, a tutti gli effetti come un prodotto animale. Quindi, volete, chiunque delle aziende voglia fare richiesta deve deve passare attraverso di noi ovvero attraverso la Commissione Europea attraverso, ma prima deve ottenere una parere favorevole, deve attuare una procedura autorizzativa dall'EFSA con la presentazione di un dossier tecnico però sono state introdotte chiaramente delle, eh, delle facilitazioni ovvero c'era una procedura semplificata esiste una procedura semplificata per quegli alimenti tradizionali di altri paesi terzi, terzi che potevano essere se giustamente come ha detto il dottor Dottor Moretto, non abbiamo bisogno di sapere o di sperimentare se ci sono nel mondo due miliardi di persone che li mangiano e non abbiamo, per certe cose, non abbiamo delle segnalazioni, a parte le allergie, ma non abbiamo delle segnalazioni negative, perché non sfruttarli? Poi si sono ridotti anche i tempi e quindi di conseguenza eh, ha introdotto, ha messo, ha messo, ha, eh, dato che c'era stata una sentenza della Corte di Giustizia europea, ha detto che fino al 31-12-19, poi 31-12-2020 potete ancora commercializzare quello che voi avete chiesto prima, sfruttando la 258-97. Ma potete farlo ancora se chiedete attualmente, se chiedete un processo autorizzativo, che di fatto alcune aziende hanno fatto, e fino a che il processo si è, eh, si è concluso. Quindi di fatto i paesi furbi tra virgolette, hanno continuato a farlo in barba ai molto ligi ligi ecco e quindi e quindi eh, dal 1 gennaio 2021 esistevano 14 esistono 14 richieste autorizzative e il 3 maggio 2021 è stata autorizzata dal comitato permanente per la sicurezza alimentare su proposta della commissione europea è stato autorizzato il tenebrio monitor l'avete visto sui giornali il tenebrio molitor come come un alimento per uso umano, come le proteine estratte dal tenebro molito, come un alimento ad uso umano. Adesso ci saranno i vari regolamenti attuativi. Tenete presente che l'azienda che ha eh, chiesto l'autorizzazione, che ha ottenuto l'autorizzazione, può anche eh, fare appello a una royalties, dire per almeno 5 anni mi pare, dire eh, sono io che l'ho chiesto, sono io che ho speso molti soldi per avere questa autorizzazione, lo gestisco io. Il do, perché il dossier, il dossier da presentare all'EFSA è un dossier corposo, corposo e quindi vi indico alcune cose, eh, l'azienda deve indicare che uso proposto deve farlo, l'identificazione dell'insetto, eh, dell il processo produttivo, la composizione, le storie del consumo che sono molto importanti queste, dire, mh, in, ma in particolare indicare quali sono i pericoli e i rischi, i relativi rischi, dall'utilizzo di, di questi insetti. Quindi il dossier deve indicare, che adesso vi molto velocemente andando alle conclusioni, vi indicherò quali sono, distinguendo proprio quali sono i pericoli per l'utilizzo di questi alimenti e i rischi che possono intervenire. Di fatto i pericoli sono quelli che conosciamo tutti, sono dei pericoli biologici, chimici e fisici che sono legati alla tipologia dell'animale, ma quello lo scegliamo prima nell'allevamento, però sono insiti nell'allevamento stesso. Ecco che interviene, che intervenite voi come allevatori, allevatori a fare le cose su nostra indicazione, su indicazione degli esperti, ma il servizio veterinario può chiaramente dare delle, eh, delle indicazioni come fare l'allevamento, come procedere alla raccolta, come lavorare il prodotto per esitarlo sia da mangimi che da alimento. Quindi molto genericamente vado velocemente dottor Daschio per la, eh, la conclusione. I pericoli possono essere meccanici, la solita anche manipolazione in cauta dell'insetto, vedete che è anche abbastanza semplice, vengono allevati in cassoni, cassoni però eh, ci deve essere una certa cautela. cautela ma chiaramente i pericoli sono anche chimici come con sostanze esogene e endogene che possono limitare l'allevamento e sono sostanze che magari anche lo stesso insetto nell'allevamento produce e che limita, sapete, quando le popolazioni sono molto sono molto dense, possono anche autolimitarsi, ma in genere sono anche esogene perché è l'uomo che le inserisce. Problemi anche genetici, quindi è scelta dell'insetto da allevare adattabilità all'ambiente, ma chiaramente ci deve essere uno studio anche nutrizionale, uno studio accurato delle diete che vadano chiaramente incontro alla, eh, alle esigenze dell'animale, della specie, ma che, siano anche, che considerino anche che quella dieta andrà a influenzare sicuramente il prodotto finale, finale che è, può essere mangime o può essere alimento. È chiaro che noi abbiamo dei vincoli, avete visto, eh, nella dieta alimentare, quindi prevalentemente le nostre diete sono vegetali, ma possono utilizzare anche altri prodotti che opportunamente dosati possono possono eh, dare un prodotto favorevole. Sapete che poi gli insetti possono anche esaltare alcuni, alcuni aspetti, come vi ha indicato bene, eh, bene il dottor Moretto. Però ci possono essere pericoli biotici che sono comuni a tutti gli allevamenti di animali e che sono chiaramente batteri, virus, funghi, nematodi. E da uno studio, uno studio eh, EFSA, sempre, non sono emerse, cioè, ci sono emerse alcune considerazioni che ci hanno fatto capire nella valutazione dei rischi, dei rischi e le ripercussioni del prodotto che sono le stesse cose che noi come veterinari abbiamo visto in tutti gli allevamenti e che ci dovrebbero far riflettere, dato che dobbiamo partire, a non fare gli stessi errori, quindi eh, a evitare eh, problemi fisici legati all'animale, eh, all ambientali, quindi le contaminazioni durante lo sviluppo essere molto attenti nella raccolta degli insetti e quindi decidere se attuare dei digiuni, dei digiuni se mantenere l'intestino. Sapete che nelle, su questo è molto bravo il dottor Moretto, nella fase di trasformazione da larva a pupa alcuni insetti eh, hanno una deplezione completamente dell'intestino, eh, del, dell quindi non creano, non creano quei problemi di cioè di riportare l'alimento sul prodotto finale, quindi lasciano solo la parte proteica, la parte grassa dell'animale, quindi con la deplezione dell'intestino, ma poi c'è anche un'attenzione particolare nella separazione degli insetti dal substrato di allevamento. Quindi vedete tutti i punti, tutti i punti critici, se volete, di, eh, di osservazione che l'allevatore deve tener conto per, eh, per non aumentare il rischio in quei pericoli che vi ho indicato, pericoli biotici o abiotici. E così anche nella lavorazione degli insetti, immaginate la lavorazione degli insetti per un prodotto, per un prodotto che va a uso alimento, quindi alcune tecniche di lavorazione devono impedire, proprio secondo il sistema dell'HACCP, con il, la valutazione dei punti critici di controllo per evitare che ci siano contaminazioni chimiche o microbiologiche. In sintesi. In sintesi da tutto questo noi dobbiamo essere molto attenti ai metodi di produzione, dobbiamo essere molto attenti ai substrati di allevamento e alle diete, alle diete e all'alimentazione, alla raccolta, individuare bene la specie allevata e la trasformazione. In finale cos'è che ci dice, dice l'EFSA, eh, che, che ci dicono questi lavori fatti dall'EFSA? Che non esiste in base all'esperienza, anche se mancano dei veri e propri studi di, eh, sul campo, sul reale trasferimento dei pericoli chimici e microbiologici, che non esistono dei veri pericoli, su, dei, dei pericoli superiori a un altro tipo di allevamento. Assolutamente no. La prudenza però ci impone di dover applicare quello che è stato fatto da altri paesi europei, ovvero, ovvero che... Eh, che evitare quelli che vi ho indicato i rischi microbiologici, chimici, tossicologici applicando quelli che genericamente sono indicati come GHP come le good hygienic practice, le pratiche di buona igiene eh, e anche specialmente le GMP quelle buone pratiche di lavorazione, di lavorazione che sono diciamo, entrate in qualsiasi tipo di allevamento e, ma specialmente in qualsiasi tipo di industria di lavorazione e vanno applicate su alimenti, mangimi e substrati. Per fare questo cos'è che noi raccomandiamo, cos'è che noi dovremo andare a proporre, a proporre al, ai, nostri, ai nostri allevatori, quelli di avere degli ambienti separati di allevamento a seconda degli stadi di sviluppo, quindi a seconda degli stadi della riproduzione rispetto al primo sviluppo e al finissaggio avere dei locali di quarantena per stoccare gli arrivi di animali non dell'allevamento, ma anche locali di quarantena che prevedono dei momenti di, eh, di separazione, in particolare se poi noi andiamo a individuare meglio dei locali di infermeria o meglio ancora tenere separato dei locali dedicati alla preparazione dell'alimento e al confezionamento dei prodotti. Benissimo, quindi sono, penso siano le ultime eh, e quindi voi dovete identificare lo scopo dell'allevamento, eh, avere, avere idea di cosa partire, quindi ecco che il gruppo di lavoro che ci siamo prefissati col dottor Moretto di creare, di radunare diverse competenze, quindi dall'agronomo, eh, anzi dall'agroecologo, dal, eh, dal eh, il biologo che indica la specie, dal veterinario dall'ingegnere eh, delle produzioni dall'ingegnere che progetta se il vostro allevamento diventa un allevamento di tipo industriale che progetta proprio, che fa diventare voi non degli allevatori ma dei veri e propri imprenditori e cose e direi che, eh, ecco, queste erano le ultime di diapositive, che indicavano come l'iter burocratico è molto difficile noi lo stiamo provando provando e ehm, vediamo vado alla conclusione e eh, L'ultima cosa, cosa per... Sì, sì. Eh, allora, vi, eh, co eh, concludendo, vi ringrazio. Il mio settore eh, eh, di apicoltura e bacchicoltura che seguo più spesso ha delle grandi opportunità di sviluppo e sono quelle che al, al Ven nel Veneto possono dare le maggiori soddisfazioni. Questo è il, eh, il sito dove potete trovare eh, queste considerazioni. Do la mia relazione anche al dottor Daschio, quindi potete trovare tutto quello che non ho detto. Eh, le, le conclusioni, insomma, eh, potete trovarle qui. Vi ringrazio e vi saluto per la prossima volta. Grazie. Gra grazie. Gra grazie mo molte, dottor Cremasco, per questa mh, ricca, ricca esposizione che ha eh, qualificato ehm, grandemente proprio la sua partecipazione a questo convegno e che ha mh, spiegato come l'allevatore delle insette veramente sia un'attività agricola nuova, innovativa, importante e che eh, si sviluppa nel solco proprio dell'agroecologia perché mh, la proposta di, un, eh, di una produzione di proteine Partendo da eh, allevamenti che non hanno un impatto ambientale così potente, così forte come gli allevamenti eh, attuali, è una prospettiva assolutamente interessante per lo sviluppo di un'armonica natura, di un'armonica salute dell'ambiente eh, accompagnata alla sopravvivenza della specie umana. Quello che eh, voglio sottolineare nelle parole del dottor Cremasco è che eh, viene data proprio la qualifica di eh, imprenditore agricolo all'allevatore. Questo è un passaggio veramente mh, straordinario, di una grandissima importanza, perché mh, senza questa mh, qualifica purtroppo le porte dei eh, piani di sviluppo rurale, le porte del eh, comune, le porte dei contributi eh, sono eh, assolutamente precluse. Quindi eh, veramente mi ha fatto moltissimo piacere che mh, il dottor Moretta e il dottor Cremasco siano eh, stati qui con noi perché la loro preparazione scientifica e la loro, preparazione e la loro attività professionale hanno veramente aperto un, un, una strada, un'ampia opportunità di lavoro eh, per, per tutti noi. E vedo qui ancora l'amico eh, Nicoli che ehm, voglio di nuovo ringraziare perché eh, il comune di Bressanvido veramente ci ha dato una, una um, opportunità grandissima. Vedo anche l'assessore Scucato e veramente grazie a loro eh, che avete ospitato Suolo Vivente in questa bellissima struttura. Ah, al termine di questa primo convegno ci, tra ci trasferiamo tutti sui campi vicini eh, a, a questa fattoria dove il professor Squartini eh, ci condurrà eh, attraverso le siepi e i prati e dove potremo vedere che cosa significa veramente eh, l'agroecologia dell'ambiente naturale assieme al professor Squartini che è professore di microbiologia Abbiamo anche la fortuna di avere il dottor Luca Bosco che viene dal Piemonte, che è un apicoltore mh, eh, molto molto eh, appassionato e grandissimo imprenditore agricolo, il quale eh, è redattore di una rivista mh, specializzata che si chiama Lapis ed è soprattutto eh, un, uno studioso di eh, tutti i... Eh, fenomeni di microbiologia che accompagnano lo sviluppo dell'alveare, lo sviluppo degli impollinatori selvatici. Ci sarà anche il dottor Gavinelli e il dottor Fasolo che mh, sono professionisti mh, che lavorano all'Università di Padova e che ci eh, accompagneranno in questa mh, passeggiata didattica molto importante. Grazie veramente a tutti. Lascio la parola all'amministrazione comunale. Io vi ringrazio nuovamente per essere stati con noi oggi. Ribadisco che se parliamo di agricoltura e allevamento innovativo, oggi il tema era centratissimo ed è un vanto per noi avervi qui. E visto che è un vanto abbiamo anche un piccolo presente per i relatori. Inoltre, ricordo anche che il professor D'Aschio è membro del Comitato Tecnico Scientifico, per cui è stato uno dei fautori del tema di quest'anno. Per cui lo ringrazio nuovamente. Gra grazie, grazie veramente. Mi ha qualificato addirittura professore, ma professore non sono, però ringrazio della stima così eh, generosamente attribuita. Ecco, tutte queste relazioni di oggi le troverete sul sito di Suolo Vivente, che eh, se, se il dottor Cremasco mi permette, io la, la, la inserisco. E anche se qualche pagina del dottor Moretto mi permette, io le inserisco sul sito di Suolo Vivente. Quindi adesso eh, ci trasferiamo. Eh, la, la Grazie. E la dottoressa Pisseri è ancora qui con noi, grazie veramente. Purtroppo non le possiamo dare l'omaggio. <ride> alla dottoressa Pisseri invece P Pisseri. lo faremo arrivare. E, eh, qui, Davide, tra 15 giorni ci, ci vediamo. Sarò Effettivamente. La dottoressa Pisseri, eh, veramente grazie di aver partecipato eh, dalla da Toscana tutta la mattina. E grazie di aver uh, introdotto mh, così bene la mattina, la, la, le relazioni di questa mattina. Anc anche, anche il suo intervento lo metteremo sul suolo vivente in modo che tutti possano mh, vedere gli episodi e le relazioni di oggi. Grazie a grazie. voi, il comune di Bressanvido. I relatori sono state veramente relazioni interessantissime. Grazie, ho imparato molto questa mattina. Grazie davvero. Grazie Francesco e grazie a Solo Vivente. Buon lavoro.